Buon pomeriggio a tutti voi amici delle Fonti TV, siamo pronti per iniziare il live con il nostro main event dedicato alla settimana monotematica di Le Fonti TV, la nostra Finance TV Week, quindi ben trovati. Naturalmente tutte queste settimane, io lo ripeto ogni volta nella quale ci troviamo proprio a far scattare questi approfondimenti, servono proprio per fare il punto della situazione sotto vari aspetti dopo il periodo di lockdown e dopo il periodo di emergenza coronavirus, anche perché tutte le riflessioni, lo diciamo anche durante le nostre dirette, sono ancora in corso, anche se la ripartenza è già stata avviata, ma chiaramente gli effetti di quello che abbiamo vissuto con il coronavirus sono ancora da quantificare e spesso non si riesce nemmeno a quantificare il danno, mettiamolo tra virgolette, anche se di danno si parla. Che ha fatto il Covid-19. Allora, sul nostro sito lefonti.tv potete seguire anche l'andamento di tutto quello che io vi dirò in questo pomeriggio, in questo nostro evento portante. Se andate nella sezione Event TV Weeks, vedrete insomma quella di questa settimana, oltre alle altre che abbiamo già organizzato. Vediamo da dove partiremo nel pomeriggio. Una nuova finanza in un mondo diverso, quindi lo scenario della finanza aziendale e le spinte verso un nuovo modello integrato. Questo è il punto di partenza, perché di partenza si parla, di ripartenza si parla, gestire la ripartenza, il mercato degli NPE nel contesto post-Covid, quindi impatti dell'emergenza Covid-19 su tutto quello che è il mercato NPE, ma come detto poco fa, difficilmente ancora da quantificare. Sicuramente saranno rilevanti, però questa è un'altra parola chiave che ascolteremo, che sentiremo spesso in questo pomeriggio. Nel breve medio periodo si assisterà a quello che viene definito già un deterioramento generale della qualità del credito e conseguente incremento proprio degli NPE. Allora, io saluto subito il primo ospite che partirà da questo tema con me, che verrà poi declinato e ve lo racconterò strada facendo nelle varie tavole rotonde che abbiamo organizzato per questo pomeriggio. Naturalmente vale sempre la stessa regola, come nel nostro normale flusso di diretta. Se volete scriverci, avete tutti i nostri riferimenti, il numero di WhatsApp, le nostre piattaforme di Facebook, YouTube, e potete seguirci sul sito lefonti.tv, perché sapete molto bene che questi sono tutti i temi che poi vanno a incastrarsi sui mercati, sulla finanza, sull'economia, insomma, che discutiamo tutti i giorni. E allora, benvenuto a Gabriele Guggiola, Associate Partner, scusate, Deals Financial Services, PVC. Bentornato, grazie di essere con noi per questo pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, buon Buon pomeriggio. pomeriggio. Allora, Gabriele, io ho cercato di fare naturalmente un'introduzione un po' più generale con lei, entriamo un po' più nel dettaglio di quello che è l'argomento portante, perché mi baso subito sulle vostre rilevazioni, che sono state pubblicate anche in un recente report, ma lascio a lei poi raccontarcelo. Mi piacerebbe capire subito, andiamo nel merito, quali sono stati gli impatti dell'emergenza Covid-19 sul mercato degli NPE. Certo, un po' la domanda che tutti ci facciamo. Ma fatemi fare mezzo passo indietro, però diciamo dove eravamo prima del Covid, no? Sì. Dove eravamo? Eravamo sostanzialmente, poi lo vedremo meglio anche nel seguito, in una situazione in cui diciamo, il mercato bancario stava andando a fare un forte deleverage, quindi si era ripulito molto degli NPE. Il tema sofferenza era sostanzialmente indirizzato. Ci si stava cominciando a focalizzare sugli UTP, che sono, lo ricordo anche per i telespettatori, quei crediti, diciamo, che potrebbero tornare in bonis se opportunamente sostenuti. Ci si stava cominciando, diciamo, a focalizzare sugli UTP proprio perché anche in un contesto economico che sembrava quantomeno stabile, cioè si voleva un pochino andare a sostenere l'economia. Poi è arrivato il Covid e lì purtroppo lo diciamo un po' anche nel report, se c'è qualcosa di certo è forse proprio l'incertezza su quello che succederà, infatti è molto difficile fare previsioni. Adesso nelle ultime settimane cominciano ad essercene qualcuna, diciamo nelle prime settimane di crisi erano tutte molto, molto aleatorie. Cosa succederà oggi? Boh, allora, sicuramente alcune certezze però ci sono. Allora, sicuramente c'è un tema di capire sulle sofferenze, ovviamente ci sarà banalmente per diciamo, la chiusura dei tribunali un ritardo nei recuperi, un impatto nei recuperi che si spera sia poi meno, diciamo, il meno significativo possibile. Però io vorrei concentrarmi di nuovo, e lo ritengo proprio importante, poi sul tema UTP. Sicuramente ci Sì. sarà invece una forte focalizzazione sugli UTP, sia sugli stock attuali, sia su quelli che saranno i flussi, perché purtroppo ci saranno comunque nuovi flussi di crediti deteriorati che andranno anche supportati. Sicuramente quello che era il mercato degli NPL,
che si è andato costituendo negli ultimi anni, no? Perché ricordo che in Italia era ovviamente molto meno sviluppato, poi con la crisi c'è stato l'interesse degli investitori, c'è stato il rafforzamento dei service, sono nati player specializzati, quindi oggi fortunatamente il mercato è anche più robusto. Sicuramente questo mercato che andava a attrezzarsi per gestire lo stock, no? Perché poi anche gli NPL che erano usciti dai bilanci bancari comunque erano ancora in fase di lavorazione. Quindi questo mercato degli NPL che si attrezzava per gestire lo stock, oggi in realtà si deve attrezzare anche per gestire una situazione futura in evoluzione, no? Sì. E devo dire, fortunatamente che si è creato, perché tra l'altro è anche uno degli obiettivi del regolatore, no? Se vediamo un po' tutto l'iter normativo degli ultimi anni, l'obiettivo era quello di creare un mercato efficiente per eventuali crisi future. Ovviamente nessuno si aspettava una Covid crisis, però si diceva, c'era già questa idea che comunque bisogna essere pronti anche eventuali downturn economici. Il mercato oggi è più pronto di ieri. Così come lo diciamo anche nel report, fortunatamente le banche sono più resilienti di ieri, no? Cioè arrivano a questa crisi più robuste, con un processo già di rafforzamento patrimoniale più forte. Ecco, Gabriele, sì, molto già interessante questa premessa, perché poi, riassumendo per poi passare alla seconda domanda, c'è tutto il tema di una crisi che difficilmente potevamo prevedere, questo è chiaro, una crisi che porterà più aziende, più persone a trovarsi in difficoltà, chiaramente, no? E forse questo non è quantificabile nel vero senso della parola, però a largo raggio, insomma, mi pare di aver capito dalle tue parole che si può già, insomma, comprendere che entità avrà. Quindi giustamente adesso ci concentriamo anche su tutto il mercato degli UTP, perché parliamo di crediti che difficilmente verranno poi ovviamente rimborsati, no? A causa della situazione difficile del mercato e della situazione difficile macroeconomica. Ecco, solo una cosa, ma l'ha già detto lei, insomma, però questo report Ready to Face the Crisis, no? Ecco, è possibile però dire che si è pronti ad affrontare, a fronteggiare, cioè a trovarsi di fronte in modo preparato a questa crisi che ci ha investito proprio perché non potevamo prevederla? Si è pronti molto più di ieri, sicuramente rimane da fare qualcosa, rimane da fare qualcosa un po' da parte di tutti, da parte delle banche, perché ovviamente, e apro una parentesi, lei ha detto gli UTP sono quei crediti che difficilmente verranno rimborsati, voglio essere positiva, in realtà gli UTP sono quei crediti che se aiutati in grande parte potrebbero anche tornare in bonus, e questo è vero anche soprattutto in questa crisi. Ah sì, no? Gabriele, certo, diciamo che saranno le banche a dover capire, esatto, quali sono gli elementi più di difficoltà che, esatto, vanno a incidere poi sugli eventuali aiuti, assolutamente, esatto, assolutamente. Esatto, certo. No, voglio dare una chiave positiva. Una chiave positiva. Sì. No, allora, sicuramente tutte avranno da fare, le banche in primis, perché dovranno capire, prepararsi a gestire questi nuovi flussi, prepararsi a gestire situazioni che non si sono mai verificate in passato, no? Perché in passato le crisi economiche erano completamente diverse. Oggi avremo tante aziende in cui bisognerà distinguere se potranno tornare in bonus oppure no, se il settore si riprenderà oppure no, in che tempistica. Quindi è sicuramente una situazione molto più complessa del passato, anche perché non ci sono dati e ci sono poche informazioni, no? Perché non è comparabile. Sì. Quindi le banche sicuramente dovranno prepararsi a questo. Non solo, anche gli operatori specializzati, perché ci sarà anche un tema di capacity, di stock, quindi le banche potranno decidere in parte di outsourcare, in parte di dare in gestione, di cedere, no? questi UTP, quindi sicuramente ci sarà tanto lavoro da fare per quelli che sono i player specializzati, no? Che in parte già sono attrezzati di nuovo, però dovranno capire dove stiamo andando, quale sarà l'entità del fenomeno e essere pronto ad affrontare. Assolutamente sì, ecco, proprio a proposito di dare le informazioni necessarie, perché in questo momento è fondamentale, anche riuscendo a essere meno tecnici, e mi fa piacere di aver notato, Gabriele, subito la sua precisazione, anche in chiave positiva e ottimistica, che è, insomma, un po' il mood di partenza che dobbiamo avere, altrimenti è inutile anche parlarne, no? Penso io, è una mia considerazione personale, però partiamo proprio da quella che è, credo, una distinzione necessaria in tutto questo discorso, visto che siamo appena partiti, NPL e UTP, quanto valgono oggi i due mercati e fondamentalmente in che cosa si differenziano, come possiamo classificarli? Ah, diamo proprio due numeri e due spiegazioni anche per i telespettatori. Ah, le sofferenze sono quei crediti per cui si ritiene che l'unica strategia possibile sia quella di sfruttare il collateral. Gli UTP invece sono quei crediti in situazioni di difficoltà temporanea, no? Che quindi potrebbero ovviamente andare in difficoltà definitiva oppure potrebbero tornare in bonus se adeguatamente supportati.
Okay? Sì, ok. Nell'apice della crisi parlavamo di circa 200 miliardi nel 2015, no? Quindi 200 miliardi di sofferenze e circa 130 di UTP. Nell'ultimo anno, quindi pre-Covid, siamo arrivati a circa 70 miliardi di sofferenze e circa 60 di UTP. Considerate che però gli UTP, adesso qui una cosa un po' tecnica, sono svalutati un po' di meno, quindi nei bilanci delle banche oggi pesano di più. Okay? Ok. E poi ovviamente l'UTP è molto è bipolare, no? Cioè o lo recupero quasi tutto oppure la sofferenza recupero poco, no? Quindi c'è tanto valore aggiunto lì, no? Quindi eravamo attorno, diciamo, ai 130-135 miliardi di complessivamente tra UTP e sofferenze. Ovviamente adesso è difficile dire quali saranno i nuovi flussi, girano diversi numeri. Noi nel nostro report abbiamo ipotizzato a partire da 60 miliardi, però senza escludere quelli che in realtà usciranno, no? E senza considerare le misure di sostegno all'economia, perché non sappiamo ancora quantificare quanto saranno efficaci, Eh purtroppo già, non ci sono gli utenti. sì. Quindi parliamo di valori rilevanti che bisognerà essere in grado di gestire, no? E ovviamente poi il successo dipenderà da due fattori: uno, quanto si riprenderà l'economia, quindi quanto saranno efficaci le misure che governo e l'Unione Europea stanno mettendo in campo, e quanto poi in realtà i vari attori, come dicevamo prima, banche, player specialistici, investitori stessi, no, che potranno decidere di investire nel nostro paese, poi saranno in grado poi insieme di sostenere il tessuto economico. Forse serve quasi non una soluzione, non dico di sistema, ma quasi, nel senso tutti gli attori avranno un ruolo, no? Gli investitori, i player specialistici, le banche, Sì. magari dalle fondazioni agli enti locali, cioè ci potranno essere sicuramente, ci sarà un ruolo un pochino di tutti in una visione di sistema. Tra l'altro è anche di questi giorni la notizia, si sta cominciando a parlare a livello di, diciamo, di autorità europee, di asset management company, quindi anche diciamo, di supporto di strutture pubbliche, supporto per la gestione di questi crediti, ovvero ci sono tante possibili soluzioni, è importante studiarle tutte perché Sì. Ecco, comunque è importante sostenere l'economia, cioè poi questo è poi il messaggio. infatti sorge spontanea quella che, insomma, mi piacerebbe fosse l'ultima domanda, ma che riassumesse anche quello che è stato detto fino adesso, Gabriele. Mi riaggancio ancora alla sua considerazione di prima, quella in chiave ottimistica, no? Parlando degli UTP, quindi non considerarli, come dire, possibili insolvenze, quelle che derivano da lì, ma possibili casi di aiuti che poi possono, insomma, farcela nel contesto della ripartenza. In questo caso, in questo contesto, come le banche possono intervenire in modo efficace per aiutare le imprese in sofferenza? Ma le banche dovranno e stanno attrezzandosi per intervenire il più in fretta possibile. Allora, ovviamente in questo momento qui, diciamo, il focus è diciamo, sull'erogazione di queste nuove misure di sostegno alle imprese, spesso garantite da garanzie statali, no? Quindi adesso in questo momento le banche stanno sostanzialmente facendo quell'opera di erogazione, di cinghia di trasmissione verso l'economia reale della liquidità. Nei prossimi mesi dovranno attrezzarsi, stanno cominciando a ragionarsi per individuare il più in fretta possibile qualunque segnale di difficoltà e per capire quali saranno le possibili imprese che andranno in difficoltà ma che potranno tornare, diciamo, in bonis e mettere in campo poi le misure più adeguate per sostenere la clientela. Che è una cosa che, attenzione, stavano già facendo in passato, perché già in passato era molto più alta e elevata l'attenzione alla qualità del credito. Sì. L'attenzione all'intercettare i primi segnali di difficoltà in modo da intervenire tempestivamente. Questo sarà ancora più importante adesso, ovviamente più difficile, ripeto, perché siamo in un contesto completamente nuovo in cui è difficile valutare il merito creditizio della controparte, capire come evolverà la situazione economica e via discorrendo. D'accordo, assolutamente, bisognerà aggiungere, diciamo così, ancora dei tasselli mancanti a tutto quanto, però l'importante è farsi trovare pronti per tornare al nome del report da cui siamo partiti, no? Ready to face the crisis, quindi speriamo che almeno le basi si riescano a posizionare. Io ringrazio e saluto Gabriele Guggiola, Associate Partner di Deals Financial Services PVC, grazie per questa prima introduzione e per essere stato con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio e buon proseguimento. Grazie. Allora, pubblicità, poi torniamo con altri due relatori, naturalmente restiamo ancora sui crediti deteriorati, ma cerchiamo di parlarne inserendoli ancora di più nel contesto post-Covid, quindi con tutti i dati macroeconomici e fattori macroeconomici che ci arrivano tra poco.
Eccoci tornati in diretta a Finance TV Week, ancora insieme a voi. Abbiamo iniziato questo pomeriggio dedicato proprio ai temi che stiamo cercando di analizzare nel periodo post-Covid per capire come potrebbero sistemarsi le varie situazioni che sono state ovviamente penalizzate, deteriorate dal coronavirus. Questa è la nostra TV Week, potete vedere sul nostro sito tutte le informazioni necessarie, una nuova finanza in un mondo diverso, lo scenario della finanza aziendale e le spinte verso un nuovo modello integrato. Allora, noi in questo pomeriggio stiamo cercando di capire come gestire tutta la ripartenza e stiamo analizzando il mercato degli NPE nel contesto post-Covid, analizzando anche la gestione delle posizioni NPL e UTP. Quindi abbiamo già spiegato nella prima tavola rotonda le differenze di questi mercati e anche soprattutto quanto valgono in questo momento e soprattutto come dovrà essere necessariamente il rapporto tra le banche e le imprese. Fermo restando che si debba mettere in conto, per quanto si possa essere ottimisti, che lo scenario che ci troviamo di fronte è sicuramente diverso da quello precedente al coronavirus. Quindi idealmente ci dovranno essere e ci potranno essere maggiori interventi anche di diverso tipo. Noi continuiamo su questo tenore, per così dire, facendo e aggiungendo dei tasselli, facendo quindi dei passi in avanti, parlando dei fattori macroeconomici del Covid-19, come hanno impattato sul mercato dei crediti deteriorati e come continueranno ad impattare. Questa sarà la prima domanda di partenza. Io saluto Giorgio Baroero, Head of Group Distressed Asset Management di UniCredit. Buon pomeriggio, grazie per essere con Buon noi. E pomeriggio. buon pomeriggio a Vito Ruscigno, Head of NPE Optimization Intesa San Paolo. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a entrambi. Beh, io direi, se siete d'accordo, di partire proprio dal tema più generale, quindi fattori macroeconomici, sempre questo Covid-19, l'impatto che sta avendo sui crediti deteriorati. Allora, partirei da Giorgio Baroero. Sì, buon pomeriggio. Possiamo dividere secondo quanto sto percependo in questo momento sul mercato gli effetti in tre macrocomponenti, no? La prima è un effetto valore assoluto sul potenziale dei recuperi dei crediti deteriorati. Il secondo è un effetto tempo, cioè un effetto legato alla tempistica di recupero che, come sappiamo, ha sempre effetti sui prezzi, nella fattispecie della vendita dei deteriorati, nonché sulla volatilità implicita del pricing stesso, no? Sì. E il terzo tema, invece, è quello, secondo me, al momento più opaco, che è quello del valore immobiliare delle garanzie sottostanti. Allora, il primo, in maniera molto sintetica, si può a sua volta articolare nei ritardi e nei costi legati alle procedure che vanno a ridurre gli incassi attesi dalle banche e anche dagli investitori terzi, nonché dai servicer che utilizzano. Quindi abbiamo un primo effetto di potenziale decrease che i servicer, nonché le banche, si aspettano sui recuperi attesi complessivi. Parliamo in maniera generica dei crediti verso gli SMI, che sono di fatto i clienti prevalenti del sistema bancario italiano, nonché anche, se andiamo a pensare a un caso molto pratico, cioè alle famiglie, quindi i crediti deteriorati nei confronti delle famiglie, abbiamo un effetto legato all'atteso unemployment rate in crescita che ridurrà sicuramente le disponibilità delle famiglie, nonché anche quindi di conseguenza la loro possibilità di andare a ripagare dei crediti deteriorati, no? E Sì. questo è il primo componente. La seconda invece è quella del tempo. Il tempo sicuramente è impattato da un periodo di lockdown che ha rallentato, se non chiuso completamente, le attività giudiziarie dei tribunali per le procedure, nonché anche in qualche maniera ha creato una coda, un backlog molto forte sugli stessi tribunali che andrà ancora di più a rallentare, no? Quindi il secondo effetto, questo forse è quello che è più chiaro ai molti, e dove c'è più consensus da parte degli esperti, avremo un effetto tempo di 6 più 6 più 12 mesi sui singoli flussi in attesa. Poi alcuni sono più ottimisti, altri sono meno, ma il consensus quantomeno qua c'è sul range. Sul Sì. primo fattore abbiamo una discreta volatilità, però c'è un po' una polarizzazione degli esperti, nonché dei servicer, che sono quelli che più vanno a recuperare i crediti deteriorati
mercati a sofferenza, che si polarizza un po' tra un 0% di riduzione in cassa in valore assoluto sul potenziale dei recuperi, fino ad un massimo di una riduzione di 20-25% sul lifetime recovery della singola pratica, no? Sì. E l'ultimo punto, che è strettamente collegato col primo, perché il recupero in Italia dei crediti deteriorati spesso dipende dalla valorizzazione delle security, no? Quindi le security possono in qualche maniera andare a far cambiare i recuperi attesi, però su questo topic, cioè quello relativo alle attese sul mercato immobiliare, c'è più incertezza, perché non sappiamo quale sarà di fatto l'effetto di impatto sui prezzi, nonché sulla domanda, quindi sulla liquidità del mercato immobiliare in Italia post-Covid e i prezzi che ne deriveranno. E quindi a questo punto dovremmo attendere, anche un po' tutti gli esperti si lanciano quantomeno in un differenziale relativo tra singola asset class, quindi per esempio sappiamo che la parte di centri commerciali verrà fortemente impattata, la parte di commercial real estate in generale verrà impattata, e poi ci sono altri ambiti che saranno molto meno impattati, come per esempio il residenziale. Però nessuno al momento ha ancora preso una posizione forte, quantomeno in maniera esplicita sul mercato, in attesa, secondo me, di avere i primi dati di riferimento, quindi i primi comparable delle transazioni post-Covid, che dovrebbero cominciare a darci un ballpark di riferimento sul valore di mercato e sulla liquidità di mercato. Certo, insomma, Giorgio, oggi possiamo dire sicuramente quali saranno, quali potrebbero essere, anzi quali sono già i settori più penalizzati, però ancora abbiamo bisogno di maggiori dati a disposizione, insomma, per dare dei numeri precisi, no? E questo è un po' il senso, quindi bisogna aspettare ancora un po', la finanza effettivamente ci dice sempre questo. Io andrei da Vito Ruscigno, quindi più o meno con le stesse sollecitazioni rispetto a una view e a un panorama generale, però io ci aggiungerei anche un'ulteriore domanda, così poi dopo ripartiamo anche da Giorgio, cioè dove si colloca oggi, in questo contesto che anche lei mi delineerà sicuramente, l'Italia nel contesto della riduzione della leva finanziaria degli NPL nella zona euro, quindi cerchiamo di inserire anche l'Italia in quello che è l'eurozona. Sì, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto mi volevo collegare, per quanto riguarda i fattori macroeconomici, a quello che è stato pubblicato oggi da Banca d'Italia. Banca d'Italia ha pubblicato proprio oggi le statistiche su quelle che sono le erogazioni dei crediti a famiglie, a imprese e l'andamento delle sofferenze. Se andiamo a vedere questi dati, cosa vediamo? Vediamo che le erogazioni a famiglie e imprese sono cresciute ad un tasso compreso tra l'1 e il 2%, le sofferenze su base annua invece si sono ridotte del 12%. Quindi se ci dovessimo fermare oggi a vedere quelli che sono i dati macroeconomici, la situazione sembrerebbe stabile, anzi una situazione rosea. Tuttavia bisogna anche considerare che questi dati macroeconomici sono influenzati da un lato l'erogazione a famiglie e imprese, dal fatto che ci sono appunto le garanzie statali a supporto di queste, e dall'altro ovviamente la chiusura dei tribunali e le moratorie concesse sui prestiti hanno ovviamente avuto un impatto positivo su quelle che sono l'andamento delle sofferenze. Quindi la vera domanda è, più che quali sono i fattori macroeconomici che stanno impattando, come impatteranno in futuro, e lasciatemi dare una provocazione, che è quella che la risposta più adeguata forse è quella del fisico danese, che diceva che è difficile fare previsioni soprattutto se riguardano il futuro, quindi magari si potessero fare, esatto, assolutamente. Ad oggi il consensus è che l'effetto in termini di mercato di NPL si vedrà a fine anno, inizio dell'anno prossimo. Questo perché? Perché ormai il supporto e le leve governative a favore dell'economia avranno esaurito il loro impatto positivo, e quindi si assisterà ad un incremento delle sofferenze. L'incremento delle sofferenze nel sistema bancario però non sarà omogeneo su tutte le banche, ma sarà diversificato a seconda di come da un lato le banche sono diversificate nel loro portafoglio, come diceva appunto prima Giorgio, che ovviamente ci sono alcuni settori che sono stati impattati di più e altri che sono stati impattati di meno.
e dall'altro da come le banche sono arrivate preparate a questa crisi, quindi dal fatto di avere implementato dei sistemi di qualitativamente eccellenti di early warning system e di monitoraggio del piano NPL. Per rispondere invece alla domanda su come, diciamo, l'Italia è posizionata all'interno del mercato degli NPL, l'Italia è stata sempre uno dei mercati principali come mercato degli NPL. Non dobbiamo dimenticarci che siamo il paese con il più alto stock di NPL in Europa e tra i primi dopo Grecia, Portogallo e Cipro come NPL ratio. Non dobbiamo però anche dimenticarci che, come diceva prima Gabriele, il picco l'abbiamo raggiunto nel 2015 con circa 340 miliardi, l'ultimo trimestre del 2020 contabilizzava 130 miliardi sul sistema bancario. Questo perché? Perché ovviamente sulla base della pressione regolamentare, ma anche sul fatto che ci sono stati dei supporti da parte del governo con le garanzie sui titoli sino delle cartolarizzazioni, si è avuto un decremento. Quindi siamo ancora distanti dalla media europea che è intorno al 3% come NPL ratio, mentre l'Italia ad oggi è intorno al 7%. Ma siamo un mercato anche più maturo e strutturato. Abbiamo sviluppato, siamo stati i primi, per esempio, nel 99 a emanare una legge sulle cartolarizzazioni che ha favorito la nascita del mercato in Italia. E poi abbiamo un mercato del servicing maturo. Certo, certo. Ecco, allora, Giorgio, ripartiamo pure anche con lei da quello che diceva il suo collega. E a questo punto, visto che giustamente anche ha rimarcato il suo collega come bisognerà capire quale sarà l'impatto futuro, no? A prescindere da quello che è già successo, cerchiamo di capire nel periodo del post-lockdown come sta cambiando la gestione delle posizioni NPL e UTP. Ok, allora mi ricollego anch'io allo statement del collega Vito, no? Sulla questione che il mercato italiano è sicuramente un mercato maturo in termini di servicing e quindi comincia ad essere meglio attrezzato, no? Rispetto al 2008-2012 per andare a lavorare le partite NPE sicuramente. Uh-huh. Mi ricordo quando abbiamo cominciato questo lavoro i service erano pochi e di dimensioni molto contenute, gli unici tra virgolette service di scala adeguata erano all'interno delle banche. Noi con Unicredit abbiamo ceduto ai tempi l'allora UCCMB, che di fatto oggi è Dovalue, e quindi c'è stato un, chiamiamolo così, una specie di outsourcing forzato da parte delle banche. Però vero è anche che non solo io guardo i report della Banca d'Italia, e qua concordo con Vito, c'è stato uno spostamento, no, di queste grandi masse dello stock passato generatosi nella crisi 2008-2012, ma abbiamo anche un'altra tematica, cioè che questi crediti sono usciti dai bilanci bancari ma sono ancora in giro e devono essere ancora recuperati per la maggior parte, no? E quindi malgrado il nostro mercato di servicing sia, come diceva Vito correttamente, maturo e sia pronto, secondo me è al momento giustamente adeguato allo stock totale, non solo sui balance sheet delle banche ma anche quelli che sono per esempio nei veicoli 130 legge 99 e che sono normalmente, come in termini di risk taker, sono nelle mani di fondi hedge fund piuttosto che fondi specializzati. E quindi abbiamo la necessità, secondo me, ancora di più di andare a incrementare in vista dei potenziali flussi post-Covid la capacity di questi servicer e eventualmente avere anche degli effetti aggregativi sui player specializzati. Viceversa, sulla tematica invece di come bisogna approcciare il mercato e quali sono i problemi o le perplessità dell'attuale contesto Covid o quelle post-Covid di medio periodo, sicuramente noi come Unicredit abbiamo portato avanti il nostro piano vendite di crediti deteriorati e abbiamo affrontato qualche tematica tecnica. La tematica tecnica principale è il fatto di non poter fare on-site due diligence piuttosto che avere problemi legati alle inspection degli immobili sottostanti a garanzia, che anche solo con drive-by venivano fatti. Nel periodo lockdown non si poteva proprio andare a esplicare questa tematica, o si poteva fare solo in maniera limitata, e quindi qua la creatività
ci è venuta incontro, abbiamo pensato a utilizzare strumenti più creativi come per esempio periti con FaceTime che facevano vedere investitori a Londra gli immobili, piuttosto che utilizzavano la GoPro e registravano le on-site due diligence. Quindi il mercato ha sicuramente avuto dei problemi logistici operativi basilari, chiamerei, ma li abbiamo risolti di comune accordo con i service e gli investitori in maniera molto, molto lineare. Quali saranno i problemi futuri invece? Cioè, i problemi futuri legati al mercato dell'NP saranno sicuramente anche legati a questa incertezza, no? Nella stima di quello che significherà per il recupero crediti e il Covid, come giustamente si diceva, le statistiche attuali di Banca d'Italia raccontano una storia non a metà, ma forse la raccontano in maniera non puntuale rispetto allo stato del paese. Paese, perché le moratorie definitivamente stanno in qualche maniera alterando quelli che sarebbero stati dei flussi Sì. reali. Quindi in questo momento siamo sotto rispetto alle statistiche dell'anno scorso, ma avremo sicuramente dei flussi più abbondanti su fine di quest'anno e inizio del prossimo. Quindi dovremo attrezzarci per poter andare a anticipare quelle che sono le misure di gestione proattiva degli NPE, di cui il collega ne fa una pianificazione a livello integrale all'interno del suo istituto. Io ne vedo solo una parte, cioè la parte di cessione del credito, però sicuramente le banche si devono attrezzare con strategie ancora più proattive e soprattutto che risalgono la filiera del deterioramento della singola controparte, cioè prima si arriva meglio si riesce ad agire, se si arriva tardi il valore è andato sia in termini di vendita che di recupero interno. Certo, beh, a proposito di questo, torno da Vito Ruscinio proprio perché insomma, si occupa di questo nel dettaglio, mi piacerebbe sapere, per anche dare uno sguardo proprio al futuro, no? Quali sono state le difficoltà che avete riscontrato fino a questo momento, e quali sono quelle che secondo voi potrebbero arrivare rispetto al piano disposal NPE, perché molti istituti bancari hanno deciso di portarlo avanti, nonostante le difficoltà legate al Covid. Peraltro, non c'entra proprio direttamente con banche e imprese, ma insomma sto leggendo in questo istante che l'eredità che ci ha lasciato e che ci lascerà per i prossimi mesi il Covid è proprio la paura. Cioè gli italiani, secondo il rapporto del Censis, uscito poco fa, hanno più paura di quello che succederà davvero adesso a livello economico che della paura che hanno, cioè di quanto hanno avuto durante il periodo dell'emergenza sanitaria. Quindi questo è tutto dire. Allora, cerchiamo di capire quali sono state le difficoltà. Se ce ne sono state, quali potrebbero essere da questo punto di vista? Guardi, ha centrato proprio il punto, nel senso che la maggiore difficoltà è legata all'incertezza che attualmente è presente su tutti i mercati, mercato NPL compreso. Questa incertezza ovviamente si riflette sia sui tempi di recupero, aggravata dal fatto appunto che i tribunali sono chiusi, e sia sugli importi che poi verranno ovviamente recuperati. Se a questo sommiamo anche i tassi di rendimento target, che ovviamente sono figli della volatilità, dell'incertezza degli investitori, questi tre elementi sono la base della formulazione dei prezzi da parte degli investitori che appunto partecipano agli acquisti. Quindi l'incertezza purtroppo ha un impatto in termini di prezzo. Allora, sia in termini di gestione ovviamente dei portafogli che sono già in house sia presso le banche che presso gli investitori, ma soprattutto in termini di nuovi acquisti e l'impatto maggiore in termini di prezzo. Parlando un po' con gli investitori, in questo periodo si sta cercando di gestire l'incertezza con anche strutture di prezzo che possono, da un lato, per esempio, introdurre dei meccanismi di earn-out, quindi magari il pagamento di un prezzo, di una parte del prezzo iniziale per poi, al raggiungimento di determinate performance del portafoglio, riconoscere una parte residua. Ma diciamo che generalmente questa incertezza ha portato ad una selezione degli investitori e a dividerli in due grandi gruppi. Il gruppo degli investitori, mi lascio il termine speculativi, che anche sulla base dell'onda emotiva di sfiducia hanno tentato o comunque continuano a offrire dei prezzi notevolmente a ribasso,
e quelli che definirei io i core NPL investor, cioè gli investitori che sono presenti sul mercato, hanno già effettuato degli acquisti e che continuano a presentare le loro offerte su base razionale. Quindi cosa mi aspetto io dal mercato? Innanzitutto, come dicevo appunto, una selezione con investitori maggiormente speculativi che probabilmente andranno verso nuovi lidi, anche perché in questo momento i rendimenti su investimenti maggiormente liquidi sono equiparabili anche a quelli del mercato NPL pre-Covid. Ma poi mi aspetto anche, da un lato, una riduzione, non un azzeramento, ma una riduzione del numero delle operazioni da parte del sistema bancario, sicuramente nel breve periodo, diciamo da qui a fine anno, e dall'altro appunto una rimodulazione, una selezione degli investitori. Questo sul mercato primario. Sì. Sul mercato secondario invece mi aspetto una notevole crescita, anche perché è noto che ci sono alcune cartolarizzazioni che beneficiano di GACS che stanno soffrendo in questo momento, e quindi per sostenere un po' i flussi di cassa e non andare ad intaccare i trigger delle waterfall, probabilmente si sta anzi già assistendo ad una cessione di pacchetti sul mercato, diciamo quello che chiamiamo secondario. Bene, allora io avrei un'ultima domanda, però vi devo chiedere la cortesia veramente di darmi una risposta, ma molto generica, in 30 secondi ciascuno, ma vi spiego anche perché questo sarà il tema dell'ultima tavola rotonda, quindi lo approfondiremo molto nell'ultima parte di questo pomeriggio. Però mi piacerebbe capire anche con voi se c'è ancora uno spazio ben definito come negli scorsi anni, quindi ovviamente in un contesto assolutamente diverso rispetto a quello di cui stiamo parlando oggi, per la cessione OTP single names e le piattaforme di gestione dei crediti deteriorati, che, come dire, capacità di movimento abbiamo oggi, entrambi, proprio un flash, poi lo riprenderemo questo argomento. Vito, se comincio io, se non ti dispiace. Sì, sì, prego, prego, Baroero, prego. Ok, allora, telegraficamente, secondo me il mercato UTP potrà andare a sostituire, quantomeno per i single name, il mercato sofferenze, cioè il mercato e gli istituti hanno imparato che andando a cedere nella classificazione OTP si riescono ad ottenere dei vantaggi di prezzo molto importanti e si riesce a dare agli investitori una materia prima più lavorabile da cui si può estrarre un maggior valore. Quindi sicuramente l'UTP single name andrà a soppiantare la cessione single name a sofferenza in buona parte. E invece sulla parte di piattaforme, le piattaforme in questi momenti di incertezza possono dare, come giustamente diceva il collega Vito, possono dare un importante retention di valore futuro, quindi di fatto le piattaforme hanno un earn out embedded internamente agli istituti bancari, che così possono continuare ad andare a cedere crediti ma ritenendo anche l'upside futuro. Ok, prego Vito, a lei. No, sarò molto sintetico. La mia risposta è nelle due partnership che abbiamo siglato negli ultimi anni con Intrum e Prelios, rispettivamente per la gestione delle sofferenze degli UTP. Noi riteniamo, ovviamente, riteniamo che la partnership sia fondamentale per affrontare il mercato del futuro con un partner che sia dedicato alla gestione. Condivido quello che diceva prima Giorgio, il mercato si sta spostando verso un mercato di single name, anche perché il calendar e l'addendum hanno ridotto i tempi decisionali delle banche, e l'UTP di per sé è un mercato di single name. Ok, io vi ringrazio anche per questa risposta telegrafica, abbiamo già detto molto in questo spazio, quindi ringrazio Giorgio Baroero, Unicredit, e Vito Ruscigno, Intesa San Paolo. Grazie a entrambi, ci sarà modo di tornare su queste tematiche, grazie. Buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio, quando magari avremo a disposizione più dati, no? Il punto è sempre quello, bisogna aspettare ancora un po' per aggiungere dei tasselli mancanti. Tra poco ritorneremo su questi argomenti cercando anche di capire quelle che sono le previsioni comunque sul PIL del nostro paese che ci sono arrivate fino a questo momento. Finance TV Week solo sulle fonti TV, solo sulle fonti TV avete la possibilità di seguire in un'intera settimana tutti gli approfondimenti relativi a più ambiti, a più settori, a più considerazioni dopo l'emergenza coronavirus. Questa è appunto, come avete visto dalla nostra sigla, è la Finance TV Week. Sul nostro sito trovate tutte le informazioni del caso. Si parla nel main event di questo pomeriggio, quindi nell'evento portante, di una nuova finanza in un mondo diverso, quindi lo scenario della finanza aziendale,
le spinte verso un nuovo modello integrato. In particolar modo vi mostro appunto la sezione dedicata a questo pomeriggio. Noi stiamo parlando di come si possa gestire la ripartenza, il mercato degli NPE nel contesto post-Covid. Io volevo mostrarvi, perché poi partiremo anche da alcuni dati che ci stanno un po', utilizzo questa espressione, martellando, quelle rispetto al PIL, alle previsioni del PIL, del prodotto interno lordo nel nostro paese. Chiaramente sono decisamente deprimenti. Una notizia uscita poco fa ci dice che per Prometeia il PIL dell'Italia cadrà del 10,1 quest'anno, per poi vedere un rimbalzo del 5,9% nel 2021, che di per sé potrebbe sembrare una buona notizia, ma se continuiamo a leggere capiamo anche che bisognerà attendere addirittura il 2025 per tornare ai livelli che il paese registrava prima dell'esplosione della pandemia del coronavirus. E devo anche sottolineare come questo 10,1% di previsione di caduta del PIL è confortante rispetto ad altre previsioni che addirittura sono più elevate. Addirittura si parla del meno 12% quest'anno del crollo del PIL. Quindi tutto questo cosa porta? Porta a un problema di liquidità, a un problema di insolvenza, e direttamente ci catapulta nel discorso che stiamo facendo oggi. Quindi che cosa potrebbe succedere, per esempio, alle imprese che erano già in crisi? Questa è una buona domanda, un buono spunto da cui possiamo partire. Allora, intanto io saluto i miei relatori per questa tavola rotonda, a partire da Massimiliano Bonamini, Managing Partner, Studio Bonamini & Partners. Benvenuto, grazie per essere qui. Buongiorno, grazie per l'invito. E saluto anche Massimo Racca, CEO, Gruppo General Holding, che controlla General Finance, una società di factoring specializzata proprio nel finanziamento delle imprese in crisi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Allora, Racca, parto proprio da lei, visto che parliamo di aiuti alle imprese in crisi, riagganciandomi a quanto sostenevo poco fa, per cercare di capire come si può superare questo momento di impasse. Intanto, quale eredità ci lascia questo Covid-19 e soprattutto qual è l'impatto delle misure che sono messe che sono state messe in campo dal sistema nei confronti degli UTP? E poi le aggiungo anche la sollecitazione che facevo poco fa, cioè cosa potrebbe succedere alle imprese che già erano in crisi, che già non navigavano in buone acque prima dell'emergenza coronavirus. Ecco, facciamo un'introduzione di questo tipo. Grazie, sì. Certamente il Covid ci lascia una gravosa eredità di riduzione del PIL. Lei ha già accennato come taluni osservatori stimino la discesa del PIL intorno alle due cifre, poco sopra il 10%, taluni arrivano fino al 12%, contro una media europea che oscilla tra l'8 e il 9%, il che non può che tradursi in una crescente difficoltà delle imprese, ed è ovvio che questa difficoltà avrà un maggior impatto su quelle che prima del Covid erano in difficoltà finanziaria ed erano classificate come credito deteriorato dal sistema bancario. Questa puntualizzazione sulla classificazione del credito deteriorato è assolutamente indispensabile per chiarire un punto. Il sistema bancario, a causa della pressione regolatoria delle autorità di vigilanza, che premono appunto per avere una diminuzione dello stock dei crediti deteriorati ormai da anni, in rapporto a quelli che sono il coacervo degli attivi creditizi della banca, fa sì che il sistema bancario di fatto non dia finanza aggiuntiva alle imprese in crisi. Le aiuta nei percorsi di ristrutturazione, cercando soluzioni che possano consentire una recovery del credito, ma non dà nuova finanza. E questo ovviamente è un elemento di grande difficoltà. Giustamente sono state varate molte misure di sostegno. Alle misure, diciamo, di carattere sistemico, intese come aiuti messi in campo dal governo attraverso prestiti garantiti, attraverso vari interventi, si sono aggiunti interventi mirati delle banche per determinate categorie, ma non per i crediti deteriorati, perché le misure sono andate soltanto sostanzialmente a favore delle imprese in bonis. Questo ha generato anche un paradosso, cioè un'impresa che stava
percorrendo un percorso di ristrutturazione da qualche anno, perché magari ha fatto un concordato, per esempio, nel 2018, e lo stava rispettando, cioè stava facendo correttamente i compiti, assolvendo gli impegni che aveva assunto, quindi, tra virgolette, poteva essere considerata come un'impresa in bonis, ancorché ancora classificata come credito deteriorato dal sistema bancario, si è trovata a dover interrompere a causa del Covid questo percorso di risanamento senza però poter usufruire di provvidenze. E questo chiaramente è un paradosso, perché ha creato sostanzialmente anche tra le imprese performing delle imprese di, come dire, di serie A e imprese di serie B. Ok, sì, questo effettivamente poi è il problema maggiore, perché volevo proprio passare a continuare su questo ragionamento anche con Massimiliano Bonamini, cioè pensando anche a quello che è stato fatto a livello governativo per le imprese in bonis, cioè quelle solvibili sostanzialmente, cioè il decreto liquidità, parliamo del decreto di cui si è parlato tantissimo, dispone di una proroga di 6 mesi per gli adempimenti dei concordati, però se sono emerse, perché poi mi deve rispondere lei, quali criticità sono emerse anche nell'ottenimento dei finanziamenti garantiti per le imprese in bonis? Perché poi a me verrebbe da sottolineare come i problemi, insomma, tra 6 mesi ci saranno ancora. Adesso poi, ripeto, le lancio questa sorta di provocazione che sembra negativa, ma per cercare di capire come superarla eventualmente. Sì, seguendo un po' quello che diceva anche il dottor Racca, gli UTP sono stati i grandi dimenticati in questi provvedimenti governativi che abbiamo visto nell'ultimo periodo. In riferimento al decreto liquidità, sicuramente sono all'articolo 9 e all'articolo 10, laddove da una parte viene data una proroga di 6 mesi a tutti i concordati preventivi in corso di esecuzione, e la stessa sorte viene lasciata agli accordi di ristrutturazione del debito. In aggiunta sono state poi messe, data l'improcedibilità delle istanze di fallimento per un periodo abbastanza breve, tra il 9 marzo e il 30 giugno, comunque procedibili in alcune fattispecie, e poi da ultimo un tecnicismo: viene data la possibilità per coloro che avevano intrapreso un percorso di diciamo tentativo di creazione di una domanda di concordato preventivo, gli viene data la possibilità di uscire da questa prospettiva tramite l'utilizzo di un piano di risanamento attestato e registrato, per cui hanno ufficializzato tra l'altro una prassi che poi veniva già fatta dagli operatori in passato. Parliamo tuttavia di gran poca cosa, perché come lei giustamente osservava è un periodo di moratoria di 6 mesi, ma qui le aziende, chi le vive sul campo tutti i giorni, hanno un disperato bisogno di liquidità. E purtroppo l'accesso al credito, soprattutto quelle possibilità di credito garantito agli UTP, è precluso, perché la finanza garantita non può essere erogata agli UTP. Una precisazione: coloro che erano NPE al 29 di febbraio non possono accedere, ma non possono nemmeno accedere quelle imprese che erano considerate in difficoltà secondo la normativa europea al 31/12/2019, per cui tutte quelle imprese che avevano quegli indicatori debito PN del 7,5, EBITDA interessi inferiore a 1, cioè tutti quegli indicatori che potevano essere considerati aziende in crisi. Sì. Per cui la prospettiva degli UTP in termini di financing oggi è molto complicata. Un brevissimo inciso per concludere sulla domanda che mi ha effettuato: non è semplice neanche per le imprese in bonis, figuriamoci per le imprese UTP. Questo perché la norma, a mio parere, contiene una debolezza, che è quella che lascia il merito creditizio al sistema bancario. Pertanto, implicitamente si chiede oggi all'imprenditore di elaborare in termini Covid, con diciamo un outlook di difficile previsione, gli viene richiesto di elaborare un business plan prospettico sul quale poi la banca dovrà esprimersi. Questo ha complicato enormemente l'erogazione anche della finanza garantita per le aziende in bonis,
le do alcuni dati al 30 giugno che magari possono essere utili. Il fondo di garanzia per PMI sopra i 30.000 euro sono stati fatti finanziamenti per soli 30 miliardi a 87.000 imprese. La situazione poi, se andiamo su SACE, ovvero per i finanziamenti oltre i 5 milioni, sono stati fatti al 30 giugno 142 operazioni per soli 8 miliardi. Immaginiamoci la situazione degli UTP. No, infatti, assolutamente, per quello che prima anche dottor Racca, da cui torno, parlava proprio di imprese serie A e serie B, che poi possono sprofondare ancora di più in questa differenziazione, il che ovviamente non è per niente buono. Quindi, dottor Racca, insomma, sulla base anche di quello che diceva il suo collega, quali prospettive abbiamo, possiamo ipotizzare per il finanziamento delle imprese UTP? Sì, come abbiamo già detto, il sistema bancario non riesce a supportare con nuova finanza i debitori in difficoltà ove siano già classificati come credito deteriorato, perché, ribadisco, questo peggiora quegli indicatori che sono posti a presidio della, diciamo, della solidità dei bilanci bancari, ovvero l'NPE ratio, quindi il rapporto tra crediti deteriorati e totale dei crediti della banca. I target sono intorno al 6-7%. Purtroppo però per un'impresa in difficoltà, per un'impresa in crisi, non solo finanziaria, magari anche con una crisi di tipo industriale, anzi sovente con una crisi di tipo industriale, perché ricordiamoci sempre che uno dei mali del nostro sistema imprenditoriale è quello di essere caratterizzato da molte microimprese ove paragonate ai propri competitor europei. Ed è chiaro che la disponibilità di nuova finanza è un requisito indispensabile per accompagnare un processo di risanamento, che spesso richiede, per esempio, di riavviare il ciclo del circolante. Ben sappiamo che i fornitori normalmente forniscono un'impresa in crisi contro pagamento per contanti. Uno degli effetti di quando le cose vengono rimesse a posto è che riparte il credito di fornitura. Oppure in un processo di ristrutturazione, per esempio, può essere necessario sostenere degli investimenti per favorire il turnaround, ma queste risorse, che poi produrranno un effetto benefico nel tempo, non ci sono. Bisogna che qualcuno le trovi, le metta a disposizione, e purtroppo il sistema creditizio non è generalmente disponibile. Quindi intervengono, ci sono ovviamente finanziatori terzi che possono intervenire, normalmente con package garantuali adeguati, perché il profilo, il merito creditizio dell'impresa naturalmente è bassissimo, oppure utilizzano talvolta insieme appunto a package creditizi anche la cosiddetta prededuzione dei propri crediti, ovvero utilizzando uno degli strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, quale la finanza prededucibile ex articolo 182 quinques della legge fallimentare, che è una novella del 2015 che pone le premesse per far sì che un soggetto che interviene in una situazione di crisi sia maggiormente tutelato. Il Finance, che è la società controllata dalla holding di cui sono amministratore delegato, per esempio, è un operatore specializzato nel finanziamento delle imprese in crisi con la formula del factoring. Quindi General Finance non è una banca, fa factoring, smobilizza i crediti commerciali ma anche verso la pubblica amministrazione, in questo modo aiutando le imprese in crisi a far ripartire il volano finanziario dell'impresa. Sì. Ovviamente stiamo parlando del mondo UTP, ovvero dove l'impresa è in continuità e quindi dove ha ancora dei clienti e quindi delle fatture da smobilizzare, evidentemente. Assolutamente sì. Dottor Bonamini, prima noi abbiamo citato il decreto legge liquidità per capire anche che cosa hanno a disposizione appunto le imprese, magari a partire da altre altre possibilità messe a disposizione da provvedimenti proprio che arrivano dal governo. Cerchiamo di capire qual è l'esperienza ad oggi del financing su file UTP. Ma sì, allora l'esperienza ad oggi, fino ad oggi, sui file UTP e magari una ragionevole evoluzione nei prossimi mesi è quello un po' che diceva il dottor Racca, ovvero in grande sostanza oggi è molto difficile
a meno che non ci siano istituti bancari al tavolo in un processo di ristrutturazione fortemente interessate alla continuità aziendale dell'azienda, è molto difficile per un'azienda UTP reperire financing. Ci sono alcune istituzioni come General Finance specializzate che poi offrono alcune soluzioni, ma comunque sono soluzioni molto limitate a livello italiano e comunque per mia esperienza il financing in una società UTP è sempre difficile da reperire. Ora, prospetticamente, a mio parere, si apriranno un paio di scenari. Da una parte vedremo gli UTP che erano già UTP prima ante Covid, questi bisognerà capire, chiaramente molti di questi, pur se avevano dei piani performanti, magari avevano delle linee concesse nell'ambito di questi piani performanti, sicuramente vedranno un peggioramento, sforeranno tutti i piani e qui bisognerà vedere se gli interlocutori, i creditori, crederanno in un nuovo processo di ristrutturazione o meno, perché se non vi crederanno, io credo che anche gli UTP che avevano accesso al credito anticipatamente gli verrà interrotto con esiti probabilmente non banali. Poi ci sarà, secondo me, e qui in pochi si sono interrogati su questo quesito, ci saranno ovviamente i nuovi UTP, leggiamo ogni giorno, basta aprire un giornale economico e vediamo delle previsioni infauste sul numero di nuovi UTP che arriveranno nei libri degli istituti finanziari. Ecco qui, se questi nuovi UTP saranno degli UTP che avevano ottenuto una finanza garantita, SACE o medio credito, secondo me non è banale l'aspetto che questa finanza, nel momento in cui diciamo escutessero SACE o MCC, verrebbero intitolate di un privilegio speciale. Pertanto la società avrebbero pertanto una garanzia di primo grado sulla società. Questo, a mio parere, rende di grande difficoltà per chiunque voglia entrare in quella società e quindi dare nuovo financing il fatto che vi sia una garanzia statale escussa con un privilegio generale, rende di grande difficoltà. Pertanto io credo che ci saranno questi due temi sui quali spero che il mercato finanziario riuscirà a trovare delle soluzioni innovative. Ok, perfetto. Allora adesso vi farò la stessa domanda che ci porterà alle conclusioni, quindi vi chiedo insomma un po' di sintesi, ma toccando quelli che sono i punti fondamentali, anche che facciano un po' da collante rispetto a tutte le questioni che abbiamo affrontato. Insomma, come evolveranno, quindi guardiamo sempre al futuro, le strategie delle banche proprio parlando del mondo UTP? Sì, partiamo proprio, esatto, sì, Racca, prego. Partirei da sottolineare che la pressione regolatoria a cui facevo cenno prima delle autorità di vigilanza in questi anni ha portato un significativo alleggerimento del peso dei crediti deteriorati nei bilanci bancari e questo è avvenuto particolarmente nel mondo delle sofferenze, cioè il peggior status del credito, attraverso cessioni massive con operazioni di vario genere, anche con costituzioni di piattaforme, mentre invece sugli UTP la discesa è stata molto molto più lenta. Si è privilegiato il mondo delle sofferenze perché lì sono imprese sostanzialmente morte, quindi prevale una logica di cosiddetta collection, cioè di recupero forzoso del credito. È chiaro che la nuova ondata di UTP che ci aspettiamo e anche di sofferenze evidentemente conseguenti alla dinamica recessiva non credo che modificherà il trend di queste dinamiche, sicuramente non modificherà la pressione regolatoria nel senso di tutelare la solidità dei bilanci bancari. Io credo, forte anche dell'esperienza bancaria che ha caratterizzato gli anni precedenti, la mia esperienza nel gruppo General Finance, credo che le banche rafforzeranno ulteriormente i presidi di analisi e gestione dei crediti deteriorati per individuare quali sono le migliori strategie di gestione dei crediti deteriorati per portafogli, clusterizzando in modo da trovare le soluzioni più corrette perché
Ovviamente i crediti sono molto diversi, parliamo dai crediti verso persone fisiche, crediti verso imprese, crediti garantiti, crediti non garantiti. E a fronte di un'adeguata clusterizzazione ci saranno poi dopo le misure, le strategie da mettere in campo, ivi incluso il ricorso a cessioni, oppure a affidamento in gestione esterna delle posizioni a soggetti specializzati, anche eventualmente tramite l'utilizzo di piattaforme esterne specializzate nel turnaround delle imprese in crisi. Mm-hmm. Okay. Credo sì, che per gli UTP, che ricordiamolo, sono imprese in crisi ma vive, varrà la pena di continuare ad individuare soluzioni dedicate per cluster di portafoglio, mentre per le sofferenze vale la regola della collection. Ok, perfetto. Dottor Bonamini, a lei stessa domanda, stessa conclusione. Sì, ma allora il trend che mi attendo in futuro è sicuramente, diciamo, due elementi di riferimento. Da una parte la nuova normativa alle quali dovranno sottoporsi le banche in vigore dal 2021, più stringente sulla classificazione del past due, ricordo 1% di finanziamento non pagato nei 90 giorni. E poi il documento di Banca Italia, Consob e IVASS, che prevede finalmente norma la cessione pro soluto degli UTP a fondi terzi. Ora, questo a mio parere sarà il futuro, ovvero io credo che le banche andranno sempre più verso una vendita pro soluto negli UTP, per cui andando sul derecognition e il consolidamento del fondo, e quindi si creeranno un trend che stiamo già vedendo oggi, si creeranno dei fondi specializzati per settore, che spero saranno dotati di ottime capacità finanziarie, e quindi saranno loro a soffrire ed a fornire la finanza alle aziende, ovviamente magari insieme ad altri partner specializzati, e quindi creandosi delle realtà settoriali verranno favorite, spero, delle aggregazioni tra le varie aziende per raggiungere quelle masse critiche e superare un po' la debolezza del sistema italiano economico, ovvero il sottodimensionamento delle aziende. Ok. Bene, allora, bene nel senso che ci auguriamo, insomma, che in qualche modo davvero venga messo il terreno giusto, venga seminato bene il terreno per poter ripartire alla grande, insomma, è quello che stiamo cercando di capire, e tra poco, peraltro, ci concentreremo proprio nel dettaglio con il nostro focus sugli UTP, quindi capire veramente in quanto tempo potremo anche risolvere tutti questi quesiti che ci siamo posti fino a questo istante. Grazie quindi a Massimiliano Bonamini, Managing Partner, Studio Bonamini & Partners. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie naturalmente a Massimo Racca, CEO del gruppo General Holding. Ricordiamo che controlla General Finance, società di factoring specializzata nel finanziamento delle imprese in crisi, quello di cui stiamo proprio parlando. Grazie per il vostro, grazie per i vostri consigli e le vostre riflessioni. Tra poco la tavola rotonda conclusiva di questo main event, appunto quella che farà luce davvero sul mondo degli UTP, e quindi faremo un recap generale. Vi aspetto qui sulle fonti TV. Ed eccoci tornati in diretta con l'evento portante, il main event della nostra settimana monotematica della Finance TV Week, settimane monotematiche che le fonti ha deciso di organizzare proprio per far luce sul periodo post-Covid e soprattutto post-lockdown, con una parola chiave su tutte, cioè quello della ripartenza. Ecco qui una nuova finanza in un mondo diverso, lo scenario della finanza aziendale e le spinte verso un nuovo modello integrato. La parola chiave è proprio ripartenza, perché oggi con questo main event stiamo cercando di capire come questa ripartenza possa essere gestita nel dettaglio, parlando di mercato degli NPE nel contesto post-Covid. Quello c'è sempre, perché ovviamente da qui in avanti, anche con tutte le previsioni che abbiamo ricordato vengono fatte per il nostro paese, per la nostra economia, è fondamentale cercare di capire come aiutare chi sarà in difficoltà. E proprio di difficoltà oggi parliamo, perché parliamo della relazione tra le banche e le imprese UTP, cioè le imprese che avranno probabilmente maggiori difficoltà rispetto a prima ad assolvere ai loro debiti nei confronti delle banche. Quindi questo è il focus dedicato
proprio agli UTP, ne abbiamo già parlato nelle tavole rotonde precedenti, ma cerchiamo di farlo ancora meglio in questo momento, una tavola rotonda più lunga con maggiori relatori che ci aiuteranno a comprendere di più. Allora, io vado subito a salutare tutti coloro che interverranno, a partire da colui che in qualche modo mi aiuterà nella moderazione, Massimo Famularo, Managing Director and Head of Italian NPLs Distress Technologies. Ciao Massimo. Buonasera. Buonasera Massimo. Allora, Francesco Lombardo, saluto gli altri relatori, partner Fresh Fields Brookhaus Deringer LLP, benvenuto. Buonasera. Riccardo Marciò, responsabile direzione NPL Banco di Desio della Brianza, buon pomeriggio. Buonasera a tutti. Saluto Antonella Pagano, Managing Director Financial Services Accenture, buonasera, avete ragione, ormai siamo verso sera. Buonasera. E saluto anche Andrea Tresoldi, Head of UTP Business Intrum Italy. Buonasera anche a lei. Buonasera. Allora Massimo, io mi sono permessa di dare del tu solo a te perché sarai mio, come dire, co-conduttore con me di questa tavola rotonda, perciò lascio a te l'introduzione. Magari sulla base di quello che è emerso fino adesso e sulla base di quello che poco fa io dicevo, che sono i punti fondamentali, quindi ripartenza in un periodo sicuramente di crescenti difficoltà. Grazie mille Manuela. Io direi innanzitutto, anche per entrare poi abbastanza velocemente nella discussione, uno degli elementi che potremmo utilizzare come primo sasso nello stagno è quello che è stato un po' anche evidenziato negli interventi precedenti, ma su cui tipicamente non si fa molta attenzione, è che lo status di UTP è in teoria una condizione transitoria, una condizione che dovrebbe essere di temporanea difficoltà. Temporanea poi in realtà finisce magari per durare un po' più di quello che si creda, e che quindi è caratterizzato esattamente da questa ambiguità, ossia da una certa probabilità di potersi deteriorare ulteriormente e quindi posizioni incagliate diventare sofferenza, o se curate correttamente rientrare in bonus. Quindi direi il primo sasso che lancio a Riccardo Marciò e Andrea Tresoldi nello stagno in senso figurato, mm-hmm. è che in condizioni di normalità si dice che spesso alcune posizioni che sono classificate come UTP sono in realtà già dei non performing. Ora, dopo questa fondamentale discontinuità causata dal lockdown e dalla crisi legata alla pandemia da Covid-19, guardando oggi chi ha in mano grandi portafogli di posizioni likely to pay, e quante di queste posizioni in realtà sono già di fatto destinate a diventare non performing, e soprattutto come chi ha la gestione di queste posizioni si sta preparando a questo cambio di classificazione che si verificherà nei prossimi 12-18 mesi? Beh Massimo, è un bel sasso quello che hai lanciato come primo nello stagno, effettivamente, perché insomma, da qui poi partiranno tutta un'altra serie di discussioni. Prego, allora partiamo da Marciò. Grazie. Allora, sì, diciamo che è una valutazione difficile da fare, comunque ci proviamo. Partiamo da alcuni presupposti per quanto riguarda questo ragionamento. Il primo dei quali l'aveva toccato Vito Ruscigno quando aveva fatto la panoramica di quello che è successo tra il 2015 e il 2019, cioè siamo passati da 320 miliardi a 130 miliardi, e questo vuol dire che le banche erano riuscite fino alla fine del 2019 a ridurre gli stock del deteriorato, ovviamente lavorando in particolar modo sulla parte di sofferenze, quindi delle posizioni in liquidazione. Ha anche fatto un passaggio non secondario, anche se magari passato forse non ha l'attenzione che merita, della differenza che c'è tra le rettifiche, cioè gli accantonamenti che le banche fanno sulle sofferenze e gli accantonamenti che fanno sul BTP. Ecco, partiamo da questo presupposto, per cui è chiaro che chi ha avuto la fortuna, chiamiamola così, o comunque l'accortezza di anticipare un momento che era impossibile immaginare, quello del Covid, e arrivare un po' più scarico di deteriorato affacciandosi a un 2020, quindi con un NPL ratio un po' più scarico, ha meno preoccupazioni in tal senso. Chi è rimasto più zavorrato, qualche problema in più ce lo può avere, e cioè il problema in più è avere un NPL ratio alto, avere la necessità di classificare, e classificando a sofferenze, di aumentare le rettifiche che vanno a drenare sul conto economico che già soffre per via della situazione
diciamo del sanitaria e di crisi economica che abbiamo oggi. E quindi effettivamente può succedere che vi siano delle situazioni che, ancorché in situazione liquidatoria di going concern, siano ancora classificate OTP. Sì. Io però non voglio anticipare un argomento che mi piacerebbe poi affrontare con voi tutti più avanti. Sono convinto che questa situazione che porterà ad un aumento importante degli UTP favorirà necessariamente anche la classificazione, quindi un travaso delle effettive situazioni liquidatorie UTP, quelle difficilmente recuperabili, verso le sofferenze, per un motivo molto semplice. Abbiamo sentito negli interventi di prima interessantissimi il diciamo delle rappresentazioni del mercato degli NPLs in generale, quindi delle cessioni, delle cartolarizzazioni e quant'altro. È un mercato maturo, abbiamo detto, è vero, ma è un mercato maturo che si è specializzato in 20 anni su una quota specifica del credito deteriorato, cioè sulle sofferenze. Invece siamo ancora molto lontani da una maturità sul mercato degli UTP, perché stiamo parlando di due cose diverse che poi vedremo. È chiaro che, dovendo fare degli alleggerimenti, come diceva prima Massimo Racca, è chiaro che il regolatore internazionale, il regolatore europeo, oggi tiene magari uno o due occhi chiusi, ma domani, cioè domani mattina, li riaprirà e comincerà a chiedere di abbassare di nuovo gli NPL ratio, e quindi imporrà alle banche di tornare a fare delle importanti cessioni. Io sono convinto che oggi come oggi, in una situazione in cui siamo, è più facile continuare a cedere posizioni liquidatorie, quindi già classificate a sofferenze, o comunque UTP ma liquidatorie, cioè in situazioni di going concern, piuttosto che UTP vivi. Poi lo vedremo dopo. Sì. È chiaro che se la classificazione a UTP di una posizione in going concern è classificata in quella maniera per carenza di coperture, perdonatemi la franchezza, sarà più difficile cederla. Certo. E quindi ecco che il problema si pone, quindi a mio parere il passaggio ci sarà. C'è anche un altro problema, e questo è un problema che mi preoccupa tantissimo come diciamo responsabile di una divisione che deve appunto cercare in qualche modo di parare l'onda quando arriverà alla fine di quest'anno e più che altro l'anno prossimo. È che arriveranno situazioni, in realtà, di persone, imprenditori che si sono trovati in difficoltà non per colpa loro, quindi saranno ancora più avviliti, ancora più incattiviti, perdonatemi, e quindi è una situazione che, per chi come noi la clientela la segue da vicino, la segue passo passo, saranno situazioni ancora più delicate, che non favoriranno almeno inizialmente un discorso di cessioni, proprio per evitare di abbandonare persone che proprio non se la sono meritata la situazione, o realtà o entità industriali o imprenditoriali. No, certo, anche questo punto, grazie, perché è fondamentale anche analizzare questo, perché nel momento in cui si parla di passaggio di una nuova ondata da aziende bonus a aziende UTP, bisogna calcolare anche il perché ci siano arrivate, no? Quindi voglio dire, tutti voi siete abituati a gestire questo passaggio alla sofferenza, per così dire, quando appunto si creano nuove imprese UTP, ma in questo caso ci sono tante altre motivazioni che sconfinano nel sociale e nella sofferenza che già abbiamo avuto per l'emergenza sanitaria. Quindi su questa sollecitazione io do la parola appunto a Andrea Tresoldi, prego. Allora, grazie. Innanzitutto, per rispondere alla domanda di Massimo, allora, in base alla nostra esperienza, almeno una pratica su due o una pratica su tre nei portafogli delle banche sono di fatto degli NPL mascherati, cioè degli UTP che di fatto troverebbero una più corretta classificazione come NPL. E la ragione è molto semplice: come accennava prima Riccardo, il dottor Marciò, mediamente un UTP oggi è accantonato nei bilanci delle banche intorno al 37-38%, una sofferenza è accantonata mediamente nei bilanci delle banche al 65%, quindi c'è un salto tra le due classificazioni di 27 punti percentuali. Immaginate, su un portafoglio di 100 milioni di UTP, 27 punti percentuali sono 27 milioni.
su il conto economico di una banca di piccole dimensioni, questo rappresenta l'utile di 2 anni. Quindi il fatto di dare il fatto di avere delle difficoltà e di avere delle attenzioni nei processi di classificazione riflette inevitabilmente quello che è il tipo di accantonamento e il livello di accantonamento che deve essere mediamente postato a fronte appunto del rischio sottostante. C'è però da dire una cosa molto importante, c'è una grossa differenza tra gli UTP riferiti a persone fisiche e gli UTP riferiti a persone giuridiche. Gli UTP riferiti a persone fisiche hanno dei tempi di, si dice, attraversamento nello stato classificatorio molto breve, molto veloce, quindi quando ci riferiamo a quel tipo di portafoglio la classificazione è molto realistica ed è interesse mediamente delle banche, ma anche dei soggetti che gestiscono per conto delle banche queste pratiche, di trovare una, diciamo, una sistemazione definitiva alla pratica e una giusta classificazione in tempi molto brevi. Nel caso invece di persone giuridiche, questi tempi si allungano sensibilmente, anche perché subentrano chiaramente tutti i processi di definizione della crisi, che sono anche abbastanza complessi e regolati, che inevitabilmente prolungano i tempi di giacenza delle pratiche in questo tipo di categoria. Okay. Un'ulteriore considerazione è legata al fatto che molto spesso le pratiche classificate UTP sono associate a posizioni che sono garantite da immobili, e non sempre di fatto si riesce ad effettuare delle valutazioni precise e puntuali che facciano una fotografia fedele del reale stato manutentivo, occupazionale, tecnico, amministrativo dell'immobile, che quindi in qualche modo permettano di dare una fotografia fedele alla reale, diciamo, al reale profilo di rischio delle pratiche. Questo per dire in sostanza che appunto quel 30-40% delle pratiche UTP che convenzionalmente si considerano NPL hanno dietro delle problematiche che devono essere affrontate e che sono affrontate con dei processi complessi che quindi richiedono anche dei tempi di metabolizzazione da parte delle banche comunque non brevi. Ecco, Antonella Pagano, arrivo da lei, stessa cosa, insomma sicuramente non saranno tempi facili. Antonella, scusate, mi sei... mute. Eccoci. Ecco, perfetto, benissimo, prego. No, assolutamente, ma io riprenderei un po' dei concetti che sono stati anticipati da Riccardo e Andrea sul discorso quali sono gli UTP, quali sono anche le complessità legate alla gestione degli UTP. Nel senso che se ci focalizziamo su UTP veri, cioè going concern, quindi quelli, le situazioni nelle quali c'è ancora un sottostante di un'azienda, lascio da parte per un momento la parte del retail, quindi i crediti verso persone fisiche, per focalizzarci sulla parte dei crediti SME corporate. Quindi sgombrando da quelli che sono classificati come UTP, ma tutto sommato vanno gestiti con un'ottica di recupero del credito, quindi molto, molto simile a quello delle sofferenze. E mettendo per un attimo da parte anche quello che sono le posizioni garantite da un immobile, cioè laddove dall'altra parte sì c'è una società, ma in realtà una società che è il veicolo per lo sviluppo di un immobile real estate, in cui le modalità per gestire la posizione, insomma, non si discostano molto da quelle necessarie per gestire una posizione con un immobile in sofferenza, nel senso che l'ottica è la valorizzazione dell'immobile sottostante. Quindi focalizzandoci sulla parte invece in cui abbiamo una posizione nei confronti di un'azienda che, per quanto in una situazione di tensione finanziaria, di crisi, però è un'azienda viva, e questo rende il tutto estremamente più complicato rispetto alla gestione di un credito che si è cristallizzato e quindi è una sofferenza da portare in qualche modo al recupero, magari con strategie proattive di negoziazione, ma comunque una situazione statica. L'UTP verso una realtà industriale è una realtà dinamica che si muove e che quindi richiede dall'altra parte delle competenze specifiche e ulteriori, diciamo, rispetto a quelle che sono per, necessarie per la gestione delle sofferenze. In particolare c'è un tema di know-how sul credito, quindi competenze di credito, quindi capire perché una determinata società ha bisogno di certe linee di credito, quindi anche per poter decidere come trovare la migliore soluzione per potenzialmente riportarla in bonus. Questo dovrebbe essere l'obiettivo, soprattutto quando si lavora come supporto, diciamo, come gestori per conto di una banca.
e due, anche avere quelle nozioni necessarie per sedere a un tavolo negoziale, perché molte di queste posizioni sono già entrate, potenzialmente entreranno a breve in qualche forma di restructuring, quindi un accordo di ristrutturazione, un piano di risanamento, un contratto di continuità, quindi sono delle technicality che bisogna assolutamente conoscere per poter adeguatamente gestire. Quindi questi sono aspetti che chi vada a gestire delle posizioni UTP, sia che lo faccia per conto di una banca, sia che lo faccia per un investitore, quindi per un portafoglio ceduto, deve comunque avere in casa. Okay. In più c'è anche un tema di sistemi gestionali adeguati, nel senso che appunto devono essere coerenti con tutte le tipologie di soluzioni che possono essere trovate appunto in una situazione di restructuring, e anche dei sistemi, se vogliamo, di monitoraggio un po' diversi rispetto a quelli delle sofferenze, proprio perché la tempestività nell'intervenire è decisamente fondamentale. Nelle sofferenze sicuramente perdere tempo porta a dei ritardi nei recuperi e magari a volte anche un po' di riduzione. Negli UTP perdere tempo è esiziale. Un altro aspetto che volevo condividere un po' qualche riflessione con voi è quello legato appunto alla diversità nel momento in cui si va a operare per conto della banca, quindi un cosiddetto outsourcing, rispetto a quando si va a gestire per conto di un investitore che ha acquistato il portafoglio. Allora, se parliamo di un player esterno che si affianca alla banca nella gestione, diventa veramente fondamentale la definizione chiara di dove sono le rispettive aree di intervento, i perimetri, i poteri delegati, i meccanismi cosiddetti di cerniera tra le due parti, in modo che ci sia la certezza che le informazioni e lo scambio, diciamo, dei dati, l'elaborazione della strategia sia fatta in coerenza rispetto a qualche linea guida comunque chiaramente definita. Questo ancora una volta per evitare che si creino degli impasse, quindi i tempi magari per la definizione, per la decisione magari su una proposta di ristrutturazione non si allunghino più del dovuto. Quindi certo. La cosa di esternalizzare dovrebbe portare a potenziare quello che fa la banca, non certo a renderlo ancora più lungo. Un altro aspetto diventa molto rilevante quando si va su una cessione di portafogli è quello di essere certo che nel passaggio non si perda tutta la storia della pratica e anche tutto il lavoro fatto, perché immaginate un'azienda che ha negoziato a un tavolo negoziale con un tot di banche, a un certo punto una posizione viene ceduta a un investitore terzo, certo non può rischiare di cominciare da capo, perché altrimenti il paziente rischia di morire nel tempo necessario per farlo. Sì, esatto. Quindi, torniamo al discorso della tempestività di cui lei parlava, Antonella, certo, sempre la stessa cosa. Questo è molto importante che si utilizzi bene il tempo, sia nella fase di due diligence preacquisitiva, sì, da studiare, ma anche nei cosiddetti interim period, cioè nei tempi che intercorrono tra quando comunque viene definito, anzi poi tecnicamente c'è una prima parte tra il cosiddetto signing e il closing, quindi tra quando viene scelto, diciamo così, l'acquirente e quando poi diventa efficace la cessione, ma anche l'eventuale tempo successivo rispetto al trasferimento, diciamo, del portafoglio in capo all'acquirente. Okay. Quindi fare in modo che durante questo periodo effettivamente ci sia un passaggio di consegne, un passaggio di informazioni, un allineamento, proprio per evitare che ci sia un pregiudizio nella modalità di gestione. Certo, certo. Ecco, io mi riaggancio proprio alla parola che ha usato Antonella, che ho riportato, cioè la tempestività, per dare la parola all'avvocato Lombardo, proprio per avere anche una view di tipo legale, no? Quando si parla... Allora, è vero, una parola che ha usato Antonella, ma è una parola che credo abbiamo evocato tantissimo in questi mesi di coronavirus e di lockdown, e che probabilmente evocheremo e chiameremo a viva voce anche nei prossimi mesi. Prego, avvocato. Mute. Deve attivare il microfono e poi la sentiamo, prego, eccoci qui. Prego. Sicuramente anche, insomma, la tempestività è uno dei fattori fondamentali nella gestione di un UTP. Devo dire, un po' forse provando a fare anche un po' da collante rispetto alle riflessioni fatte, un pensiero che emerge e che è chiaro un po' a tutti che c'è una enorme differenza, diciamo, in natura tra un NPL e un UTP. E quindi evidentemente quello che è stata la capacità anche di gestire e risolvere in parte il problema dell'NPL negli ultimi anni e quello che in qualche modo il sistema bancario stesso stava facendo,
andare evidentemente in una direzione giusta, che non necessariamente però purtroppo è quella, è la modalità per affrontare anche l'UTP. Ci dicevamo, l'UTP rappresenta sostanzialmente una posizione viva, e quindi una posizione dove il tempo è denaro, e quello che si perde in termini di tempo in qualche modo ha un effetto anche sulle condizioni della società. Forse quello che dovrebbe essere un po' l'auspicio, almeno per quello che può essere, diciamo, dal nostro di osservatorio, anche paragonando quella che è la realtà domestica rispetto anche a quello che si fa in altri paesi diversi dall'Italia, è un po' un migrare da una logica completamente finanziaria, che forse è tipica dell'NPL, che prevede sostanzialmente un'ottica liquidatoria, quindi di recupero del credito, a un'ottica invece forse più economica, di tipo industriale, di tipo business, quindi che entri un po' più nelle logiche, proprio nel sostrato diciamo aziendale della posizione UTP specifica, e che tenga conto del fatto che UTP significa stakeholders di varia natura, cioè che sono i managers, che sono gli azionisti, che sono i dipendenti, che sono i fornitori, diciamo, è tutto il cosmo che gira intorno diciamo all'azienda stessa. Quindi il rischio di andare a considerare l'UTP e gestirlo come è stato gestito un NPL è altissimo. Il rischio vero è che si rischia proprio, scusate il gioco di parole, con un'ottica molto silos, di dimenticarsi che in verità un'azienda va inserita e va considerata in un tessuto socio-economico, che ha quindi tutta una serie di conseguenze. Certo, certo. Beh, sì, torniamo, esatto, avvocato, al contesto sociale, anche socio-economico, in questo caso di cui parlavamo anche prima, no? E quindi è da considerare anche questo risvolto ulteriore nell'ambito della crisi che abbiamo vissuto, perché non è una crisi come altre magari che hanno preceduto questa. Qui abbiamo veramente tanti pezzettini da aggiungere per cercare di capire come ripartire, no? E questo è il punto focale. Assolutamente, cioè è stata ed è attualmente una crisi assolutamente forse diversa dalle precedenti, è una crisi che non riguarda un unico settore, ma che è andata, esatto, sostanzialmente a toccare la vita delle persone, quindi per effetto la vita delle aziende. Sì, sì. Ha avuto un effetto domino a tutto spiano, e tranne pochissimi settori che sono stati, diciamo, in qualche modo coinvolti dalla crisi anche positivamente, nel senso che hanno poi sviluppato del business per sostenere le problematiche magari sanitarie, e a parte quello che è stato, diciamo, il bene essenziale, quindi magari il food piuttosto che la sanità diciamo, in senso molto ampio, tutto il resto del mondo economico si è completamente fermato, e quindi di questo evidentemente non si può non tenere conto. E devo dire che questo magari darà anche lo spunto per andare a capire che effettivamente il mercato dell'UTP, a differenza di quello NPL, è un mercato che deve necessariamente essere letto in una serie di declinazioni diverse. Si è parlato di piccola media impresa, si è accennato al retail, che in qualche modo, diciamo, l'effetto che questa crisi avrà sulle famiglie avrà evidentemente delle conseguenze, perché oggi, diciamo, riusciamo a mantenerci a galla, abbiamo le casse integrazioni, poi la cassa integrazione finirà, bisognerà capire il business come si muoverà, l'effetto che questo avrà sulle famiglie e quindi di conseguenza sul consumo. Ci sono poi tante altre realtà, si è parlato di mobili, i fondi immobiliari ad esempio dall'attuale normativa restano completamente esclusi, non è che i fondi immobiliari non subiscono un danno dall'attuale crisi, perché anche loro hanno dei conduttori, hanno delle spese da pagare, hanno dei lavori di ristrutturazione da fare, hanno dei fornitori, e quindi anche lì un effetto domino evidentemente ci sarà, ma si è fatta una scelta forse di campo, forse giusta, forse no, lo vedremo, di andarsi in questo momento a focalizzare su quelle che sono le aziende di piccole e medie dimensioni, che sicuramente coprono la stragrande maggioranza, diciamo, del mercato. Ok, certo, assolutamente, non a caso poi proprio nel corso di questo main event abbiamo letto anche cosa ci rimanda e quale fotografia ci rimanda il rapporto Censis, cioè gli italiani che hanno paura proprio di guardare al futuro, no? Quindi quello che stavamo dicendo anche noi. Massimo Famularo, torno da te con diciamo un raccordo su quello che potrebbe essere l'ulteriore spunto di questa tavola rotonda, quindi per fare un passo in avanti. Assolutamente. Quindi, diciamo, partendo dalla premessa che, come abbiamo tutti detto più volte, la gestione degli UTP è radicalmente differente da quella dei non performing, non fosse altro che per il fatto che
non si può far fallire due volte un'azienda che è già fallita, mentre invece quando si ha a che fare con un'azienda che è in difficoltà, diciamo, come posso dire, il downside è abbastanza evidente. E quindi mi concentrerei come secondo sasso, diciamo, da lanciare un po' per tutto il panel, a quello degli strumenti, se vogliamo, di cura, degli strumenti per la gestione delle posizioni TP, che inevitabilmente devono in qualche modo includere la possibilità di offrire nuova finanza a queste posizioni, il che è, diciamo, un grossissimo problema, perché, come è stato detto più volte, ci sono enormi criticità nel portare nuova finanza, ma devono anche avere delle competenze di carattere gestionale che sono tipicamente assenti in chi fa una gestione liquidativa. Si pensi anche, non so, a una gestione proattiva del real estate, quella che prevede il completamento di strutture non finite, senza andare a quella che ovviamente è per definizione la competenza della gestione likely to pay, che è quindi il restructuring. Quindi, diciamo, il secondo sasso è come in qualche modo possono strutturarsi coloro che hanno la gestione di questa tipologia di posizioni per fare in modo, diciamo, di salvare il salvabile, sia dal punto di vista, diciamo, finanziario, il che magari con un occhio anche a tematiche prima evidenziate da Francesco, anche attraverso il ricorso a intermediari non bancari, piuttosto che a gestori specializzati, e alla pronta, diciamo, alla costituzione anche di strutture organizzative dedicate. Insomma, quindi come si effettua questa cura degli unlikely to pay? Ok, ripartirei a questo punto, se sei d'accordo anche tu Massimo, da Riccardo Marciò. Certo. Va bene, era un po' qui che volevo arrivare anche prima, quando ho accennato al fatto che non volevo anticipare argomenti che, ahimè, mi sono molto cari e vicini. E da quando è iniziato il mercato degli unlikely to pay, che diciamo che è diverso da quello delle sofferenze. E a me piace, così, se vogliamo, un po' provocare, e vorrei quantificare la differenza, e cioè dire che mi piacerebbe vedere quanti gestori delle piattaforme di servicing che in questo momento gestiscono le cartolarizzazioni sanno leggere un bilancio o un piano industriale o un conto economico prospettico, magari dei successivi 2 anni, o banalmente dare una valutazione critica dei sogni che l'advisor pone sul tavolo, sui tavoli di ristrutturazione. Mentre nel contempo, dall'altra parte, non è assolutamente richiesto a chi partecipa ai tavoli di ristrutturazione che sappia qual è la differenza tra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi. Quindi sono due mondi completamente diversi. Ed è questo il discorso, proprio è come approcciare il problema. E qui arriviamo al vero tema, cioè: se è vero che io devo fare una valutazione analitica del business dell'UTP per capire se è salvabile o non è salvabile, per capire se intervenire o non intervenire, non posso al momento, almeno, applicare sistemi statistici, modelli statistici che vengono invece applicati nelle situazioni liquidatorie in caso di cessione di NPL. E pertanto le due diligence diventano estremamente pesanti, estremamente difficili, estremamente lunghe. Questo fa sì che il mercato degli UTP fino adesso ha espresso tendenzialmente delle operazioni particolarmente rilevanti. Un investitore non mette un team a valutare una serie di UTP se questa serie di UTP non sono particolarmente rotondi e non gli portano a casa dei rilevanti incassi o dei rilevanti ritorni, qualora ovviamente l'operazione vada bene, escludendo di fatto le portafogli delle banche come il Banco Desio, delle LSI, che sono rivolti alle piccole e medie imprese, perché sono più frazionati, perché sono più piccoli i crediti, perché il team che valuta un ferramenta è lo stesso che valuta, non so io, la Condotte, per dire, sì, e costa uguale, solo che con la Condotte si parla di miliardi, con l'artigiano si parla di qualche centinaia di migliaia di euro. Per questo motivo io mi immagino un'evoluzione, diciamo, del mercato degli UTP, che è quella che praticamente è successa in questi 20 anni con le sofferenze. Oggi come oggi, chiunque è seduto alla mia poltrona in ogni banca sa benissimo che quando mette in vendita un portafoglio di sofferenze ci sono alcuni diciamo investitori che sono più allettati da
da credito al consumo, altri chirografario corporate, altri l'ipotecario, e ovviamente sa che ci sono delle specializzazioni all'interno del mercato. Idem per quanto riguarda il servicer, quindi idem per quanto riguarda l'outsourcing. Sul discorso UTP, questa cosa qui deve ancora, a mio parere, svilupparsi. Non già nella parte alta, abbiamo visto che prima facevano, mi sembra Vito facesse riferimento sì. proprio alle operazioni Intrum e Prelios per quanto riguarda gli UTP, ma stiamo parlando appunto, come si diceva prima, di ticket importanti, ma per quanto riguarda la fascia bassa. Un esempio potrebbe essere un affiancamento magari di questi servicer alla banca, che inizialmente porta avanti essa stessa il contatto con il cliente, che conosce molto bene, mettendo a disposizione quelle che sono le esperienze professionali di banca. E nel contempo il servicer valuta assieme ai propri investitori quelle migliori opportunità per intervenire, perché come ricordava prima Massimo Racca, effettivamente le banche hanno il grosso limite di non poter finanziare gli UTP, ma hanno il grosso vantaggio rispetto a chiunque di conoscere molto bene il cliente e quindi di fare delle valutazioni sicuramente più sensate. Probabilmente nei confronti dei portafogli più frazionati, una JV con gli outsourcer sarebbe più interessante, che poi porta magari a cessioni, a interventi da parte di investitori, ma in un secondo momento più interessante di una cessione in blocco dei portafogli. Ecco, grazie Riccardo Marciò, anche per capire quali potrebbero essere proprio le operazioni più interessanti. Andiamo su queste idee con Andrea Tresoldi, prego. Allora, condivido tutto quello che ha detto il dottor Marciò. I fattori abilitanti, a mio avviso, innanzitutto sono le competenze creditizie. Qua parliamo di società vive che devono essere valutate in merito alla loro capacità di continuare a servire il debito nella forma esistente, in una forma rimodulata, di fatto la prima competenza fondamentale che chiunque si avvicina a un UTP deve avere, deve mantenere sempre alto appunto in termini di capacità, è la competenza creditizia. Però a queste si affiancano anche competenze che di fatto il mercato è in grado di fornire a supporto delle banche, che le banche non sempre sono in grado di sviluppare internamente, che sono competenze di natura industriale. Quando parlo industriale parlo di una filiera industriale che integri di fatto un ragionamento che è centrato sull'azienda, ma che guardi anche a ciò che c'è a monte e a valle di quell'azienda. Competenze finanziarie, e queste sicuramente di fatto sono, come giustamente diceva anche prima l'avvocato Lombardo, sono tra le più diffuse oggi sul mercato e tra le più applicate anche nella gestione degli UTP. Competenze commerciali, e questo è un fattore molto importante. Perché commerciali? Perché è fondamentale, un fattore abilitante, uno dei principali fattori abilitanti nella gestione di un UTP è il fatto di conoscere il debitore anche commercialmente, conoscere la realtà non solo imprenditoriale e industriale in cui è inserito, ma avere un approccio quasi sostitutivo della sua capacità di rilanciare l'azienda da un punto di vista commerciale. E qui sono fortunate le banche che hanno deciso per un modello organizzativo di gestione degli UTP che è centrato sulla rete dei propri sportelli. Sono sicuramente banche che hanno adottato un modello che è vincente rispetto alle banche che invece decidono di accentrare presso le proprie sedi centrali delle funzioni nelle funzioni di restructuring tutta la gestione di questi UTP. Ci sono poi competenze tecniche. Due pratiche su tre oggi nei bilanci delle banche hanno come sottostante un immobile, e la banca, per quanto possa investire in funzioni specialistiche, non potrà mai sostituirsi in termini di conoscenza a un imprenditore o a un soggetto che sviluppa competenze specifiche nel settore immobiliare. Quindi ecco, tutte queste competenze vanno messe insieme. Sicuramente la nuova finanza è un altro fattore abilitante importantissimo, ma non in termini di massa. La nuova finanza va gestita, la nuova finanza a volte non è necessaria negli importi e nelle quantità che si può immaginare in prima battuta, ma magari è necessaria solo in forma estremamente limitata per abilitare il riavvio di determinati processi o lo sblocco di determinate situazioni che si sono bloccate temporaneamente. In tutto questo la cosa fondamentale, chiaramente, forse di nuovo uno dei fattori abilitanti più importanti, è il consenso del debitore.
alla fine, quando parliamo di UTP, parliamo di una società e la società è del debitore, il creditore, il servicer, hanno poco da dire se il debitore si oppone a un'ingerenza anche nel merito e anche magari qualificata nella gestione della loro azienda o del loro asset. Quindi, certo, diciamo, il consenso del debitore è un fattore assolutamente fondamentale. Da un punto di vista dell'argomento della complementarietà a cui faceva riferimento il dottor Marciò, noi come servicer siamo assolutamente convinti che questa sia la giusta chiave di lettura. Non ha senso che un servicer si sostituisca in pieno a una banca nella gestione di queste masse ingenti di crediti, ha senso che banca e servicer specialistici lavorino in osmosi e che i servicer siano in grado di fornire alle banche nei vari ambiti di competenza quei servizi che integrano le esigenze delle banche lì dove appunto le banche non hanno possibilità o tempo a volte di arrivare autonomamente. Certo, ecco, intanto Andrea Tresoldi ha ripreso proprio anche il titolo nel suo discorso, tra le varie cose che ha detto, che abbiamo proprio evidenziato sul nostro sito per inserirci nella Finance TV Week, c'è cioè una nuova finanza in un mondo diverso. A questo punto il collegamento mi viene spontaneo, ridò la parola ad Antonella Pagano, visto che parliamo di una nuova finanza e in che direzione dobbiamo andare, ovviamente stando anche a quello che hanno detto chi l'ha preceduta. Chi ha detto chi l'ha preceduta? Sì, sicuramente... come hanno fatto notare anche i colleghi prima, la nuova finanza è molto delicato, sia per il discorso che bisogna trovare chi è pronto a derogare la nuova finanza, quindi chi strutturalmente ha un appetito per il rischio diverso rispetto a quello che può avere una banca e magari non ha i temi di assorbimento patrimoniale che una banca ha nell'erogare credito a una società che è un NPL. E c'è anche un tema di forme tecniche, quindi adesso, senza scendere troppo nei tecnicismi, però il fatto di dover, nel momento in cui un soggetto, un investitore compra il portafoglio, magari anche voglia di investire per magari rilanciare alcuni immobili piuttosto che investire nell'industria, quindi c'è una parte diciamo di investimento, di copertura delle capex, diciamo così, e quello sostanzialmente è un po' più facilmente gestibile. Poi c'è il tema invece del fabbisogno di capitale circolante, che tipicamente è qualcosa che i fondi fanno più difficoltà a coprire, quindi si trovano magari normalmente degli escamotage in modo tale da trovare comunque chi fa fronting, quindi riesce a comunque gestire anche le forme tecniche di breve e ha dietro un soggetto che comunque gli fornisce la finanza. Proprio questo tema anche del fronting è un altro degli aspetti che appunto cercando di rimettere un po' in fila tutto quanto perché sono venuti fuori tanti concetti, certo, lo so, mi rendo cercando conto. Cercando di non ripetere, sì, ma di aggiungere un pezzettino, sì, il tema del rapporto col cliente sia necessario perché appunto, dobbiamo portarla a bordo, quindi non si può fare una strategia in opposizione, come ricordava giustamente Andrea, sia perché effettivamente dobbiamo passare attraverso un qualche cosa di consenso. Ecco, la necessità di gestire il fronting tra il gestore, il nuovo gestore ed il cliente è fondamentale. Quindi nel momento in cui si lavora, in quell'ottica anche che appunto ricordava adesso Riccardo di dire troviamo delle modalità di partnership, perfetto, lì il fronting lo continua a fare la banca. Magari poi trovando qualcuno invece dietro che può fornire quella finanza che la banca fa più fatica a dare, quindi una volta un appetito per il rischio e magari anche un discorso di rendimento diverso. Però anche quando appunto c'è un investitore invece che acquista il portafoglio, deve trovare la modalità per anche far fronte a quelle necessità di bisogno quotidiano, se vogliamo, del cliente e quindi quello che ad esempio serve per finanziare il circolante, per cui deve avere un soggetto che fa fronting. Spesso può rimanere comunque la banca originator, quindi la banca cede il portafoglio, quindi lo toglie come rischio dai propri bilanci, però trova dei meccanismi per continuare a fare fronting per conto dell'investitore. Okay. Se questa cosa non succede, bisogna trovare meccanismi alternativi. Si parla adesso di una delle aree di sviluppo molto forti, nel momento in cui l'acquirente magari è una banca, anche se non una banca commerciale, quindi non quindi, con tutti gli sportelli, è quello anche di avere dei sistemi di digital bank, quindi cercare di digitalizzare quanto più possibile. Tra l'altro l'esperienza del Covid diciamo ci sta insegnando che la capacità di servire anche a distanza diventa fondamentale, quindi questo sarà un trend che comunque mi aspetto arriverà, piuttosto che trovare soluzioni anche di partnership con soggetti terzi. Ok,
d'accordo. Allora, avvocato Lombardo, così almeno arriviamo anche alle conclusioni, sempre non a caso, insomma, la lascio tra virgolette per ultimo dopo aver sentito i suoi colleghi, perché così abbiamo anche il completamento della view legale. Dunque, questo secondo pezzo, la direzione dove ci stiamo dirigendo con tutte le difficoltà anche che sono state messe sul tavolo. Allora, direi che forse ancora, provo a mettere ancora qualche altro tassello insieme prima di dare la risposta. Forse il punto di partenza che dobbiamo avere presente è che le società italiane, principalmente le PMI, sono generalmente delle società sottocapitalizzate. Noi abbiamo un sostrato economico italiano che vive sostanzialmente di sistema bancario. Se guardiamo l'Italia, l'85% dell'indebitamento delle PMI è sostanzialmente di natura bancaria. Il 15% ha una natura diversa, diciamoci così, per il momento. Se facessimo un paragone con il mercato americano, vediamo che la percentuale è esattamente la stessa, ma a capitoli invertiti. Quindi abbiamo l'85% di finanza alternativa e un 15% di partecipazione bancaria. In diverse forme, che non significa che la banca non partecipa, diciamo, alle operazioni di debito sulle società, ma magari partecipa mediante delle strutture diverse. L'altro punto che abbiamo e che dobbiamo tenere in considerazione è che in qualche modo l'elemento culturale italiano, quando si parla di restructuring, si ha sempre in mente una situazione di insolvenza. In verità, se guardiamo ai più grandi restructuring mondiali, quelli che hanno coinvolto decine di giurisdizioni, in verità il restructuring viene inteso come forma di riorganizzazione, non necessariamente come una modalità di insolvenza. E mi ricollego adesso un po' ai vari punti che sono stati trattati. Si è parlato di dismissione dell'UTP. La dismissione dell'UTP forse è qualcosa che dipende anche dal sottostante. Se siamo in un contesto di portafogli molto granulari, forse l'UTP cederlo sarà un po' più difficile rispetto a quella che è stata la cessione dell'NPL, per le ragioni che si dicevano. La banca è più capillare, servono magari dei tecnicismi che necessitano sostanzialmente di un soggetto che faccia fronting, il portafoglio molto capillare magari non crea neanche grosso appetito nell'investitore alternativo, perché la size e quindi la dimensione di ogni piccolo, diciamo, UTP è troppo piccola per poter investire delle risorse, e quindi in qualche modo forse la direzione potrà essere quella invece di partnership, di joint ventures, diciamo di accordi tra diversi soggetti e player del mercato, che devo dire alla fine sarebbe molto anche in linea con quello che abbiamo visto in altri mercati, no? In Spagna ci sono state grossissime operazioni di reperforming che invece in Italia ancora non si sono viste, perché si parte un po' sempre dalla presa d'atto che in verità l'UTP è un prodotto talmente peculiare che molto difficilmente esisterà un player in grado di gestire qualunque forma di UTP. Necessariamente dovrà andarsi verso una combinazione di capacità e competenze che vorrà, diciamo, in qualche modo un team up tra diversi soggetti, che sia la banca, che sia il servicer, che sia l'investitore, che sia il capital provider e via dicendo. Dall'altra parte, la nuova finanza. La nuova finanza, anche lì, il sostrato culturale italiano in qualche modo ci porta sempre a pensare, se non è il finanziamento bancario, adesso pian piano ci stiamo aprendo all'idea del bond. Ma in verità ci sono tantissime modalità di offrire della finanza, che possono essere anche partecipazione al capitale con gli strumenti ibridi, possono essere delle modalità di earnout, che anche sono state menzionate negli interventi di Unicredit Intesa nelle precedenti chiacchierate, e quindi bisogna in qualche modo forse anche fare uno sforzo di creatività per andare a risolvere l'UTP, quindi aprirsi un po' anche a delle technicality diverse, che forse ad oggi pian piano ci stiamo avvicinando alla possibilità di un'interlocuzione forse più tra pari rispetto a quelle che sono le discussioni che intervengono tra banche, advisor, investitori e servicer. Il grande passo, secondo me, resterà quello invece di riuscire a trasmetterlo alla clientela, cioè all'imprenditore che è in una situazione di unlikely to pay. Perché quell'imprenditore lì molto probabilmente porta avanti un'azienda di famiglia che va avanti da 100 anni e l'idea, come diceva anche Andrea, di avere qualcuno che fa step in società, che va a sindacare in un consiglio di amministrazione, ammesso che ci sia, che non sia un amministratore unico, che cosa si può fare, cosa non si può fare, un piano industriale, capire quelle che sono le prospettive, evidentemente forse è la parte difficile di tutta questa discussione. Ottimo, avvocato. Allora, Massimo Famularo, torno da te perché sono curiosa di sentire quale terzo sasso vuoi lanciare, che poi è l'ultimo per andare a conclusione, sperando non sia il più pesante
da tenere, da lanciare a te, così almeno cerchiamo di capire come uscire da questo impasse dentro quale siamo, insomma, con tutto quello che è stato già detto. Ottimo, io direi che intanto abbiamo aperto, infrangendo se volete, un tabù, perché finalmente abbiamo detto in un panel quello che tutti sanno, ossia che per quanto concerne la classificazione dei crediti, talvolta se questa non segue troppo la realtà c'è un tema di accantonamenti, che è una cosa che hanno tutti in testa, però per qualche motivo non si può dire in pubblico. A questo punto proverei a concludere con un altro tabù. Perché in realtà il convitato di pietra di tutte le discussioni su questa nuova ondata che ci troviamo ad affrontare è di fatto la capacità, se vogliamo produttiva, o comunque la capacità del sistema di affrontare la gestione di queste posizioni. Guardando ai grafici pubblicati da PwC, noi osserviamo che essenzialmente, magari tra il 2015 e il 2019, si assiste a un rilevante alleggerimento dei bilanci bancari, ma i crediti rimangono nel sistema. Il totale dei crediti alla, diciamo, fine 2019 non è tanto lontano da quello che si aveva sostanzialmente al 2015, quindi questi crediti sono usciti dalle banche per finire in veicoli di cartolarizzazione nella proprietà di fondi stranieri, ma sostanzialmente quelle esposizioni sono lì. A causa della crisi da Covid-19 e del lockdown ne arriverà una porzione ancora significativa, e quindi la domanda per tutti è: il sistema è pronto? Ci sono gli strumenti? Questi crediti li affronteremo mediante operazioni di cessione, mediante joint venture, mediante riorganizzazioni, un ricorso, come posso dire, massivo all'outsourcing. Come affrontiamo quest'onda? Perfetto, allora come affrontiamo questa onda? Cioè quanto sarà grande questa onda e come potremo insomma parare il colpo? Ripartiamo da Riccardo Marcioli, partiamo con il giro, quindi prego. Grazie. Allora, se mi avessero chiesto a gennaio cosa sarebbe successo a marzo, e avessi magari raccontato quello che è successo, mi avrebbero preso per pazzo. Quindi, sinceramente, non so che cosa dirvi. Posso dire questo sulla base della mia esperienza. L'onda credo che non sarà, diciamo, impercettibile, sarà consistente. Per cui le banche, almeno le banche, anche quelle strutturate, avranno bisogno di aiuto. L'aiuto potrebbe venire proprio dagli outsourcer, e allora ci si potrebbe immaginare almeno per quanto riguarda una banca del territorio come è il Banco Desio, un discorso di questo tipo, cioè un forte aiuto da parte degli outsourcer sull'ondata degli UTP, ovviamente la possibilità di valutare single name sugli UTP più grossi, perché è chiaro che su una posizione particolarmente grossa ci può essere l'interesse dell'investitore a intervenire direttamente. Per quanto riguarda appunto i portafogli più frazionati, come ho detto prima, sostanzialmente un aiuto nel gestirli, una corretta classificazione. Partendo dalla provocazione dell'inizio della discussione, che lo so che costa, mi rendo perfettamente conto che costa, ma ci permette alle banche poi di andare verso le cessioni massive e quindi la possibilità, con una corretta classificazione, di poter ridurre in qualche modo, non subito, ma nel giro di un paio d'anni, ricominciare a ridurre quello che è appunto l'impatto di quello che starà arrivando. Per cui ecco, da parte mia, e poi ovviamente lascio ai colleghi l'approfondimento, io questo mi immagino. Mi immagino la necessità di un importante aiuto, quindi domanda sul discorso dell'outsourcing. L'outsourcing, in particolar modo sugli UTP, è delicato per tutti i motivi che ci siamo detti, però credo che sarà necessario. Quantomeno in un discorso collaborativo, come diceva prima Andrea, e la possibilità appunto di gestire grosse posizioni, ma quelle non ti risolvono il problema. La necessità di una corretta classificazione per andare a scaricare. Chiudo riallacciandomi proprio alle prime cose dette da Vito.
da Vittorio Uscigno, che diceva appunto, guardate, il calo dal 2015 al 2019 è un calo che c'è stato soltanto praticamente sulle sofferenze, molto più contenuto sugli UTP. E se andiamo a fare un'analisi del calo sugli UTP, guarda caso sono 2/3 operazioni macro fatte da Intesa Unicredit. Tolte quelle, calo di UTP non ce n'è stato, ma per questo motivo qua. Infine, per un discorso invece di riduzione complessiva della massa dei crediti, lì noi non c'entriamo nulla. Lì il problema grosso è che finché a Innsbruck un fallimento dura 12 mesi ed è già la pecora nera dell'Austria, perché a Vienna probabilmente dura 9, e noi invece andiamo avanti 18 anni, il problema non è nostro, ed è un gravissimo problema, certo, questo, veramente un gravissimo problema. Insomma, con la velocità di cui si parlava prima, la tempestività, non abbiamo niente a che fare in questo contesto. Andrea Tresoldi, prego. Sì, concordo nell'affermazione che non esiste una soluzione unica per gestire l'ondata di questa crisi. Un aspetto fondamentale sarà il fatto di mettere insieme un'attività di potenziamento delle strutture interne, inevitabile da parte delle banche, che però richiede tempo, richiede dai 6 a 12, in alcuni casi anche 18 mesi, insieme con una capacità dei servicer di sussidiare queste carenze di presidio, che peraltro con il graduale decremento delle masse classificate NPE sono stati gradualmente svuotati e ricollocati magari su strutture di nuova origination da parte delle banche. Quindi servirà una cooperazione sicuramente tra banche e servicer. Il mercato della vendita dei singoli nomi, dei single name, troverà nuova linfa nelle nuove classificazioni OTP, anche se si è già sensibilmente svuotato ed è stato anzi uno dei principali driver della riduzione degli OTP in questi ultimi 4 anni. Sicuramente i servicer a loro volta avranno bisogno di, per facilitare e agevolare lo smaltimento di questi UTP, avranno bisogno di introdurre ancora più innovazione, non tanto di prodotto quanto di processo, cioè dovranno fare in modo che tutte le fasi preliminari che portano a una decisione finale sulla valutazione della strategia siano quanto più affidate a processi snelli, automatizzati, che non sacrifichino la precisione di analisi, la puntualità, ma che mettano comunque il decisore finale, il deliberante, anche nell'ambito del servicer, nelle condizioni di non dover fare tutto a mano e quindi non dover fare un lavoro di natura artigianale. Questa deve essere la risposta che il sistema banca e servicer insieme devono trovare. Ok, Antonella Pagano, prego, lascio a voi le conclusioni. Sì. Mi ritrovo molto in quanto è stato detto adesso, riprendo questo tema che ha menzionato adesso Andrea, il discorso dei sistemi, delle piattaforme, del supporto, di quello che ti può dare anche la digitalizzazione in senso ampio, è stato già, come dire, messo in evidenza in passato per quanto riguarda la gestione dei portafogli di sofferenze granulari. In realtà per quanto riguarda gli UTP sarà ancora più importante, quindi la possibilità di attingere a informazioni, dati presenti in azienda, e tra l'altro adesso con tutto il concetto dell'open banking c'è una possibilità di veramente attirare informazioni che sono presenti nel sistema e non necessariamente solo nella banca. In più il discorso di lavorare su delle organizzazioni interne, dei workflow che possano anche guidare, soprattutto per quanto riguarda la gestione del credito di piccola taglia, quindi possano guidare il gestore e quindi semplificare, snellire il tutto, sarà decisamente fondamentale. Infatti se vediamo la maggior parte dei grandi player delle sofferenze, i servizi delle sofferenze stanno proprio lavorando alla definizione di un modello industriale che gli consente di essere pronto a gestire quella parte del credito di media e piccola dimensione, qui faceva prima Riccardo, cioè quello, non la grande posizione che va gestita in modo sartoriale, quello, le posizioni single name ci sono da sempre, chiaramente ce ne saranno sempre più, perché poi con l'aumentare dei volumi sarà importante anche riuscire a fare dei leverage su quella parte lì, anche su tutti. Ma la vera sfida è riuscire a mettere insieme le competenze, possibilmente anche con meccanismi di joint venture, come auspicato da più parti, per poter industrializzare il processo anche sulla parte di UTP di dimensione più piccola. Ok, avvocato Lombardo, insomma, le vere sfide quali potrebbero essere?
Io direi che forse il messaggio che ne viene fuori è quello della necessità di un'aggregazione. Un'aggregazione un po' da tutti i punti di vista. Un'aggregazione tra i player e probabilmente anche un'aggregazione tra i borrower. Perché da una parte cambia ruolo. Abbiamo la banca che sicuramente nel mondo dell'UTP dovrà avere un ruolo meno defilato di quello che abbiamo visto giocare nella partita dell'NPL, dove è fatta la cessione, risolto il tema del bilancio, poi restava tutto sull'investitore e andarsi a recuperare il credito, e invece c'è bisogno di una vicinanza più importante. E mi ricollego a quello che diceva Riccardo, dice una banca non può evidentemente, è in difficoltà, non può dare finanza a un soggetto che è in difficoltà, perché ha una serie di effetti dal punto di vista sia diciamo contabile, giuridico, regolamentare, che evidentemente per una banca la porta a fare un mestiere diverso da quella a cui invece è dedicato. È vero però anche che in una situazione diciamo più sistemica, se vi fosse un soggetto che con un'operazione anche di stress M&A viene in altri mercati e recupera qualcosa che oggi rischia di cadere, la banca sarà ben felice di finanziare quel nuovo soggetto che ha risolto il problema, quindi anche la banca in qualche modo mantiene un ruolo in questo. Il servicer, che è una grandissima risorsa, ma anche lì ci saranno sicuramente delle evoluzioni, perché da una parte tanto processo, lo diceva Andrea, lo diceva Antonella, tanta tecnologia, processo, modalità di gestire questi enormi portafogli, dall'altra parte forse ci vorranno però anche dei team con delle competenze nuove, con un approccio più tailor-made, perché purtroppo al di là diciamo di quella che è la grandezza del debito, una situazione da 5 milioni rischia di essere una situazione molto importante per gli effetti che ha. Si è detto prima, finché abbiamo una situazione diciamo legislativa che porta procedimenti di insolvenza a durare anni e anni e anni, sicuramente la situazione non migliorerà. Faccio una provocazione da questo punto di vista, perché si parla ciclicamente di accelerare i processi, il che va benissimo, però bisogna trovare la soluzione dopo, perché il processo lungo in qualche modo fa da ammortizzatore sociale. Se lo accorcio e poi alle famiglie cosa dico? Io rischio di avere un effetto a catena che lo stesso sistema poi non sostiene. Quindi bisognerebbe forse ragionare su delle soluzioni che sono un po' più a monte prima di andare a risolvere il processo se dura un anno, 5 o 10. Ecco, avvocato, solo una specifica. Quando lei parla di aggregazione, assolutamente io concordo. Io uso magari più spesso la parola sinergia, ma di quello si tratta, no? Quindi questa aggregazione di cui lei parla passerebbe ovviamente da una view più ampia verso il futuro e poi essere pronti un po' alle sfide, cioè nel senso di essere formati anche per affrontarle, quindi delineare meglio gli ambiti, no? Entro i quali stiamo o siamo sempre stati fondamentalmente. Certo, no, assolutamente. Quando parlo di aggregazione, diciamo, al di là di quella che può essere l'aggregazione tra i player che in maniera attiva devono andare a gestire il problema, forse l'auspicio è anche di un'aggregazione dal punto di vista proprio dell'impresa. Abbiamo troppe imprese, troppo piccole, quindi forse le stesse banche, gli stessi nuovi investitori dovrebbero aiutare a mettere insieme magari imprese che fanno lo stesso prodotto, prodotti complementari, per cercare di creare dei player nuovi. No? Okay, se pensiamo, certo. Tanti anni fa ci siamo tutti spaventati quando sono arrivati i centri commerciali perché sarebbe scomparso il negozietto al dettaglio. Certo, in verità certo. I centri commerciali sono arrivati, ora al di là di come va nello specifico il settore, che forse non è di quelli esemplari negli ultimi tempi, per usare un eufemismo, però non è morto nessuno, anzi, cioè, l'economia in qualche modo ha avuto un'evoluzione e ci siamo riportati forse un po' più al passo rispetto a degli altri paesi che invece utilizzavano quegli agglomerati di commercio in maniera diciamo già più consona tempo prima. Assolutamente sì, assolutamente sì. Massimo Famularo, lasciate il compito di chiudere questa tavola rotonda per chiudere il nostro main event. Perfetto, grazie mille. Io direi che innanzitutto possiamo trarre come elemento di soddisfazione anche l'idea di aver portato, al di là diciamo delle competenze, degli aggiornamenti, anche qualche punto di vista, se vogliamo, poco sentito, cioè qualcosa magari di aderente a quella che diciamo è la realtà concreta, ai problemi effettivi della gestione, e per una volta anche andando al di là di quelli che sono un po' i ruoli tradizionali, per cui ognuno magari vuole difendere il ruolo della banca piuttosto che quello del ceto forense, insomma, abbiamo capito, mi sembra di dire, che la morale sia che
di fronte a una crisi di portata, diciamo, eccezionale, tutte quelle che sono magari le distinzioni tradizionali, anche talvolta le competenze o le alternanze tra gli originator, i servicer e quant'altro, vanno, diciamo, in qualche modo un po' in secondo piano, perché alla fine è necessario un coordinamento comune e assolutamente una riunione delle energie per far fronte sicuramente a una situazione che non ha precedenti e che sicuramente necessita, esatto, di uno sforzo eccezionale. Esatto, sì, la difficoltà, bravo Massimo, sta anche proprio in questo, che non abbiamo degli elementi con cui confrontarci, nel senso che ovviamente di crisi ne abbiamo attraversate e alle crisi abbiamo assistito, però non come questa, no? In cui si incanalano diverse fondamenta, perché poi si parla proprio di questo, che hanno modificato una serie di questioni a partire proprio dalle nostre abitudini personali. Allora, io ringrazio veramente tutti voi, perché in un'ora siamo riusciti ad arrivare un po' al dunque. Aspettiamo e poi magari ci sarà modo tra un paio di mesi, secondo me, magari con l'autunno, di capire che cosa di tutto ciò che abbiamo detto oggi si è verificato e come si può guardare oltre. Quindi io vi saluto ancora tutti. Massimo Famularo, grazie anche per avermi aiutato proprio nel coordinamento, grazie mille. Grazie all'avvocato Francesco Lombardo, grazie a Riccardo Marciò, grazie ad Antonella Pagano e grazie ad Andrea Tresoldi. Li vediamo tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Prata. Grazie a voi. Sì. Grazie, grazie. E allora noi ci salutiamo qui. Io vi ringrazio per averci seguiti, vi invito a seguirci anche sul nostro sito lefonti.tv nella sezione proprio dedicata agli eventi. Vi mostro proprio velocemente, poi lo facciamo anche durante tutte le giornate. Questa ovviamente era la Finance TV Week, ma se voi andate nella sezione eventi TV Weeks potete vedere tutte le settimane monotematiche che abbiamo organizzato. La prossima settimana sarà dedicata alla Tax TV Week. Cioè la nostra settimana è dedicata alla tax, e invece vi ricordo anche l'International Trading Week nell'ultima settimana di luglio, che stiamo ovviamente organizzando. A proposito di trading, a proposito di mercati, noi ci vediamo domani mattina a partire dalle 9 con il nostro opening bell, quindi vi aspetto qui. Grazie ancora per averci seguiti e buona serata.